partita da adesso. La seconda cosa è che Marianna Villa ha appena caricato sulla chat un link per la firma di ingresso. Quindi mi raccomando, raccomandazione importante per tutti, non segnalate la vostra presenza nella chat, ma accedendo attraverso il link firma ingresso che porta a un form in cui potete registrarvi. E alla fine della, diciamo, di questo incontro, Marianna Villa caricherà un altro link per la chiusura. La seconda cosa è che Marianna Villa sempre invierà poi ovviamente l'attestato di presenza a tutti i partecipanti registrati e insieme all'attestato di presenza invierà anche una serie di materiali che i relatori con grande cortesia hanno preparato e che potranno, se vorrete, costituire dei, come dire, degli aiuti, dei percorsi. In alcuni casi sono dei video, in un caso, quello del professor Tagliani, sono invece dei materiali che già vi sono stati inviati via posta e che dovreste avere ricevuto. L'ultima cosa che devo dire, sempre come nota di servizio, è che, come già anticipava il professor Chiesa, questo incontro si inserisce in un, diciamo, in un percorso di eventi, di incontri, di occasioni organizzato dal corso di laurea in lettere. Contiamo di organizzarne anche altri, proprio nel segno di una continuità educativa tra mondo della scuola e università. Non è invece una nota di servizio il mio personale ringraziamento agli amici Roberto Tagliani, Sandra Carapezza e Virna Brigatti che con estrema cortesia in un periodo già veramente oberato di impegni si sono prestati a un ulteriore impegno e davvero non è una nota di servizio il mio personale ringraziamento a Marianna Villa che è la vera organizzatrice di questo incontro e non certo io. Bene, a questo punto cederei senz'altro la parola al primo relatore, che è Roberto Tagliani, che interviene con un interessantissimo fin dal titolo intervento, Parole contro le donne, temi e testi misogini nel Medioevo. Roberto Tagliani è filologo romanzo di grandissima qualità, e non ha certo bisogno della mia presentazione, in realtà è un grande esperto di cultura arturiana in Italia, soprattutto, di volgarizzamenti, di cultura delle confraternite e di poesia didattica e moraleggiante. E in merito forse vi sarà capitato di incontrare il suo nome anche sui quotidiani, diciamo, generalisti, perché molto di recente, Roberto Tagliani sorride, è stato, come dire, la mente, il cuore, il cervello di una grande operazione critica, filologica, culturale, cioè l'edizione del Saibante Hamilton 90, che è un importantissimo manoscritto che per l'appunto porta testi di cultura, di letteratura didattica e moraleggiante. Quindi cedo senz'altro la parola, o meglio gli restituisco la parola, perché altrimenti non può intervenire. Roberto. Grazie mille a Guglielmo, a Marianne, agli organizzatori e ai colleghi presenti e a tutti voi per essere qui in questo momento, nelle vicinanze delle festività, con le prove conclusive da chiudere, con le interrogazioni online da fare, invece a dedicare un pomeriggio a questa attività vi fa davvero onore e merito e quindi vi ringrazio per l'attenzione e cercherò nei 30 minuti che mi sono dato e che ci sono dati di sviluppare questo tema che per l'ambizione un po' provocatoria del titolo che leggete nella diapositiva che sto condividendo e che spero si veda sarebbe forse più adatto
a un'opera multivolume e a cura di numerosi esperti di settori, ora filologici, ora antropologici, ora letterari, ora storici, e che quindi toccherà in una maniera assolutamente corsiva temi di grandissima rilevanza. E mi scuso fin d'ora di due elementi, cioè il primo, la necessaria semplificazione e rapidità con la quale toccherò alcuni elementi, e dall'altra la necessità di fare solo riferimento ai testi che vi sono stati mandati, che citerò per titolo e per numero, diciamo, dall'handout che avete ricevuto, in modo che da un lato voi possiate averli a disposizione anche per futuri possibili utilizzi, e dall'altro mi esentino dalla lettura e dal commento puntuale, ma possono essere invece elementi con i quali possiate poi far conto e in qualche maniera misurare la veridicità o la verosimiglianza di ciò che sto per dire. Allora, dirò che le ricerche e gli studi di storia delle donne si sono sviluppati, soprattutto a partire dagli anni 70 del Novecento, sulla base del favore e dell'emergere di studi storici relativi ai legami familiari, all'impulso dato dagli studi storici sociali avviato a partire dagli anni 30 del Novecento dalla scuola delle Annales, e dall'attenzione crescente a partire dal secondo dopoguerra alla storia delle minoranze e delle culture oppresse. Insieme a questo, la dimensione del movimento femminista a partire proprio dagli anni 70 e fino alle più recenti sue declinazioni ha posto la dimensione degli studi legati alla figura della donna nella storia, della cultura, della letteratura e della società come fulcro di interesse centrale. Questa dimensione è piuttosto interessante come strumento di indagine anche per la storia letteraria. Non sto facendo l'elogio dei gender studies e non sto facendo l'elogio dell'approccio femminista alla letteratura, ma certamente il merito di questi movimenti culturali e intellettuali è quello di aver riportato l'attenzione di un tema che poi anche chi non si occupa in senso militante di questi temi ha riscoperto e ha portato all'interno degli studi accademici che poi a cascata rientrano nell'accrescimento della cultura che tutti noi incontriamo anche nella manualistica scolastica. E quindi, diciamo, la dimensione soprattutto storico-antropologica di quell'elemento discende da una interpretazione necessaria di una quantità vastissima e di lunghissimo corso di testi che hanno avuto a che vedere appunto con la dimensione del femminile e soprattutto nella declinazione che mi è stato chiesto di dare a questo incontro, nel femminile biasimato, vituperato ed offeso, e cioè l'atteggiamento, così come dice il sottotitolo, misogino, con un focus particolare che arriverà nella seconda parte, soprattutto del mio intervento, relativo al Medioevo, ma che deve necessariamente porre alcuni fondamenti e alcuni elementi che risalgono a ben prima del millennio medievale. In particolare, questo rapido contributo che vi voglio portare oggi affronterà il tema nella prospettiva soprattutto delle rappresentazioni che il femminile ha nella mentalità e nella dimensione concettuale, filosofica, storica e letteraria da parte del mondo degli uomini, cioè come gli uomini vedono le donne e come delle donne hanno scritto, hanno filosofeggiato e hanno in qualche modo fornito chiavi interpretative. È una sorta di sguardo al maschile che è un dato interessante da conoscere, anche se non permette di indagare la realtà dei pensieri e dei desideri delle donne di quei periodi di cui ci occuperemo in questo breve lasso di tempo, né delle loro prese di posizione individuali, né delle loro resistenze alla società maschilista. Questo è un aspetto da tenere in considerazione per evitare che ciò che si è scritto a proposito delle donne sia automaticamente identificato con ciò che le donne sono state nel passato. Qui siamo in una dimensione di osservazione di un dato soggettivo che mi pare importante puntualizzare. Ora, entrando più da vicino nell'elemento nell'argomento, dirò che la polemica antifemminile che prende di mira i presunti difetti, gli errori e i cattivi comportamenti delle donne è un tema
letterario, ma non solo letterario, che ha attestazioni in tutte le esperienze del passato, fin dalle origini più antiche, dai testi biblici ad Omero, Esiodo, Ovidio, Giovenale, Tertulliano, Minuccio Felice, Agostino, fino alle opere anonime latine e romanze del Medioevo e anche oltre, troviamo spesso spunti polemici, anche molto violenti, nei confronti delle donne. Quando tale polemica diventa strutturale e sistematica e non semplicemente un argomento tra i tanti, il testo viene ascritto al filone della polemistica misogina. Vorrei partire da una provocazione che è in qualche modo a ritroso, perché tratta di un testo che non appartiene alla letteratura italiana, non appartiene alla letteratura romanza e si colloca cronologicamente alla fine del percorso cronologico che oggi voglio dare. È un passaggio di uno dei più noti Canterbury Tales di Chaucer, quello del racconto della vedova di Bath, nella quale la protagonista racconta di un libro di proprietà del suo defunto marito, Giannozzo, dal quale aveva strappato un foglio protestando il fatto di essere continuamente da lui corretta e apostrofata come una cattiva donna. Ebbene, leggo direttamente la traduzione. Aveva un libro che si divertiva a leggere sempre, notte e giorno, lo chiamava Valerio e Teofrasto, e con quel libro rideva sempre a crepapelle. C'era anche un letterato di Roma, un cardinale detto San Gerolamo, con il suo trattato contro Giovignano. C'era pure Tertulliano, Crisippo, Trotula e De Luisa, quella che faceva la badessa non lontano da Parigi. Eppure le parabole di Salmone, l'arte di Ovidio e molti altri libri, e tutti questi erano legati in un volume solo. Ebbene, in questo libro dell'assai poco compianto marito della vedova di Bath si condensa in larga parte il catalogo degli auctores della tradizione misogina, classica e mediolatina, che avranno cospicue responsabilità nella genesi della letteratura misogina medievale. Vi ho messo qui una breve scheda che non commenterò, ma quei personaggi che sono evocati per nome sono in realtà titoli affettuosi e familiari di libri che hanno in qualche modo costituito, ovviamente qui sono nell'ordine della citazione, non nell'ordine cronologico in cui andrebbero messi, e dei quali faremo cenno all'interno della nostra chiacchierata. E per l'appunto vengono evocati con queste etichette che per noi sono poco parlanti, ma che invece per l'uomo del Medioevo e anche quello del tardo Medioevo, come appunto il lettore di Chaucer immediatamente riusciva ad identificare, a partire da quel Liber de Nuptiis che Girolamo attribuisce a Teofrasto, ma che in realtà è un'attribuzione fittizia, quindi dovremmo chiamarlo più facilmente lo pseudo Teofrasto, che poi viene incorporato nell'Adversus Iovinianum di Girolamo, uno dei caposaldi tardoantichi molto letto nel Medioevo intorno al tema del celibato dei chierici, che è apertamente schierato contro le donne, come potete notare dalla breve citazione che vi ho messo nella scheda sotto il punto 4.2, che è invece ordinata cronologicamente, in modo che poi questi materiali voi li possiate utilizzare anche con un criterio più, diciamo, ordinato di quello con cui li utilizzerò io oggi. Le pagine di Girolamo diventano una fonte imprescindibile per il pensiero misogino, insieme a quella di Suasio Valeria Drufinium Philosophum Neuxorem Ducat di Walter Mapp, che è poi confluita nel De Nugis Curialium, una miscellanea di impianto satirico del XIII secolo, che è in qualche maniera il più famoso trattato medievale contro il matrimonio, composto in forma di lettera dissuasoria per un amico sofferente a causa di un innamoramento, di cui avete sempre nel fascicolo un piccolo saggio, al numero 7, che ho voluto accompagnare con una traduzione non mia, ma con la traduzione di Leon Battista Alberti, che lo volgarizza verso la fine del 400, a testimonianza della lunga fortuna di questo testo, anche fuori da quello che viene considerato appunto il contesto monastico clericale del Medioevo centrale o addirittura dell'Alto Medioevo per le altre fonti che ho citato. Questi materiali di riferimento sono in ogni caso solo alcuni tra i possibili, non si esaurisce qui il canone degli autori del pensiero misogino. E seppure siano più o meno tutti da ricondurre per genesi, diffusione e conservazione ad ambiti clericali, sono in ogni caso dipendenti da fonti che in alcuni casi risalgono a ben prima del cristianesimo, non solo al mondo classico, ma anche al mondo ebraico.
le fonti del pensiero misogino sono in stretta connessione con l'ascetismo dei primi secoli del cristianesimo. E si tratta in particolare di passi biblici, commenti elementi di integrazione tra il dettato veterotestamentario, ma non solo veterotestamentario come vedremo, e passi della classicità. Molti dei testi sacri che diventano in qualche modo il repertorio della misoginia, che il Medioevo poi prosegue e porta avanti, sono in realtà il frutto di un isolamento o di una decontestualizzazione o di una reinterpretazione sempre più formalizzata e ideologizzata della condanna divina o della presunta condanna divina al genere inflitta contro il genere femminile. Per la Chiesa l'inferiorità della donna era già scritta nel mito della creazione, laddove il racconto del Genesi relativo alla nascita di Eva, presente in due versioni distinte, una che ho chiamato paritaria, cioè la creazione dell'uomo maschio e femmina, con una dimensione diciamo di egualitarismo sia nell'atto creativo che anche della loro natura, viene sempre più oscurata a favore della seconda versione, quella di Genesi 2, 20, 23, che è quella notissima della creazione della donna dalla costola di Adamo. Ebbene, questa seconda creazione, questa seconda narrazione della creazione, che in qualche maniera è... qui vi ho messo la rappresentazione di un mosaico che si trova nel Duomo di Monreale, che fa emergere come appunto la donna esce dal fianco di Adamo, è in realtà il frutto di una acquisizione di una prospettiva che appartiene all'ebraismo, e cioè una concezione della donna che non è creata per sé, ma in favore per una funzione finalistica che è quella appunto di essere compagnia dell'uomo, quindi affinché l'uomo non sia solo. Questa prospettiva fa sì che la donna esista solo per l'uomo, non per se stessa, esiste in quanto elemento di completamento di una solitudine. Sarà poi il pensiero paolino che porterà avanti soprattutto questa dimensione, diciamo, di sottomissione che da questo elemento trae origine. Ma l'Antico Testamento fornisce anche altre, diciamo così, modellizzazioni del negativo femminile. Dalla descrizione della meretrice che troviamo nei Proverbi, alla donna più amara della morte che troviamo nell'Ecclesiaste, qui citato con la citazione biblica in modo che la possiate recuperare anche nel testo tradotto italiano, o quella dell'Ecclesiastico, o Siracide che dir si voglia, della donna fonte di tutti i mali, che in qualche maniera vi ho, con qualche taglio, aggiunto sotto il punto 3 del dossier, crea, come dire, una identità a cui moltissima letteratura medievale successiva, latina e non solo latina, attingerà appunto per biasimare le donne. Il ruolo di Paolo di Tarso in questo, anche qui vi ho fatto un piccolo dossier di passaggi delle lettere paoline in cui si propugna la dimensione, per così dire, subordinata della donna nei confronti della figura invece maschile, più che nelle intenzioni di Paolo, che non era certamente un pensatore progressista e femminista, ma che non era nemmeno un misogino militante, viene però recuperata come autorità a giustificazione dell'evoluzione del pensiero misogino che in qualche maniera fa di Paolo di Tarso il divulgatore della misoginia di base cristiana. E quindi quella dei primi secoli medievali affonda in queste basi scritturali, in queste e in molte altre che non ho avuto il tempo di poter esporre, le sue premesse culturali e teologiche. Il mondo dei chierici quindi vede gravare sulla donna soprattutto il modello figurale di Eva, la prima peccatrice che come madre dell'altrettanto peccatrice progenie umana si presenta agli occhi del chierico come colei che ha spalancato agli uomini la porta dell'inferno, causa del peccato originale e fonte di ogni sofferenza umana. In questi termini ne parla, per esempio, Tertulliano, qui, ecco, che voi trovate nelle vostre fotocopie al punto 4.1,
che con toni ai nostri orecchi assolutamente inaccettabili e odiosi, che però si iscrivono nel pieno clima dell'ascetismo tardo antico e alto medievale, mostra appunto questa responsabilità della donna figura Eve. Nel corso poi dei secoli successivi, e soprattutto a partire, diciamo, dal IV-V secolo, quando ormai il martirio non è più nell'orizzonte della praticabilità di un cristianesimo alle sue massime esperienze, diciamo così, di esercizio identitario della fede, ecco che le mutate condizioni del cristianesimo divenuto prima religione dell'impero e poi esteso come credo culturale, soprattutto nel mondo occidentale in maniera capillare, prende piede dentro questo sistema di pensiero un ascetismo radicale che ne sostituisce l'azione di testimonianze estreme, quindi sostituisce la vocazione al martirio con l'ascetismo monastico, in cui la dimensione, soprattutto maschile, della resistenza ai desideri della carne, e quindi la difesa della verginità maschile, diventa la causa di recupero della denigrazione della donna, che è l'oggetto della tentazione, che contrappone appunto a questa scelta radicale di verginità monastica, invece l'azione tentatrice del demonio. Tra i chierici gravitanti nell'area romanza occidentale che ereditano questa tradizione nei secoli successivi, diciamo pure tra XI e XII secolo, che si ispira a un antifemminismo piuttosto crudo, ricordiamo almeno Marbodo di Rennes, Hildeberto di Laverden, Goffredo di Vendôme, di cui ho aggiunto alcuni passi sempre sotto il punto 4, che fanno ampio riferimento a posizioni di commento biblico dei padri più antichi e perseguono quell'ideale di purificazione della Chiesa che, almeno a partire dal XII secolo, anela a gran voce, richiamandosi certamente alla nitidezza del dettato evangelico, ma che viene a poggiarsi anche sui capisaldi imitativi del cristianesimo delle origini, per rifondare in senso intransigente e moralista prima i costumi dei chierici e poi anche quelli dei laici, indirizzando gli uomini sulla via della salvezza attraverso il riproporsi di norme di comportamento per regolare ogni aspetto della vita ispirati alla più severa radicalità evangelica. In questa temperie culturale non stupisce che il male sia sempre più identificato con la carnalità, dimensione che sta agli antipodi dell'ascetismo virginale del monachesimo e che è deprivata di ogni valore spirituale. Da questo consegue inevitabilmente il discredito di quanto ad essa è legato, a partire dal desiderio sessuale, prima ancora che la consumazione fisica dell'atto. A farne le spese ancora una volta è la donna. E questo forse giustifica anche la violenza con cui una personalità certamente eminente e non tacciabile di oltranzismo gratuito e crudele come Pier Damiani, nel Contra Clericorum Intemperantiam che avete sempre nelle vostre fotocopie al punto 4.4, a cascata interviene con una protervia violentissima, accusando la donna di ogni nefandezza. Ora, queste suggestioni molto rapide che vi ho dato testimoniano un radicarsi dell'immaginario negativo e deprecato della donna che è funzionale a quel progetto di riforma dei costumi a cui ho fatto cenno e soprattutto di rieducazione del clero, che però viene, come vi dicevo prima, ben presto esteso anche al laicato e quindi esce dai confini della letteratura dedicata alla formazione del mondo clericale e viene impartito sempre più, anche attraverso le formulazioni nelle lingue diverse dal latino, alla comunità civile. Si badi che l'obiettivo di queste reprimende e invettive violente non è tanto quello di screditare la donna, ma quello di mettere in guardia l'uomo dai pericoli della carne, nei confronti della quale trapela un senso di ribrezzo e di disgusto. Non dobbiamo dimenticare che di questi autori, soprattutto il tema, diciamo così, di volontà formativa e assimilazione al pericolo della perdita della vita eterna, ha in qualche maniera contraddistinto la rilevante minaccia dell'inferno che grava sulla responsabilità della figura di Eva.
Accanto però al modello di Eva c'è l'altro modello, quello di Maria, che ha nella sua dimensione di virtù proprio la dimensione della verginità, che viene insistentemente portata a modello di comportamento tanto per le donne consacrate quanto per le, successivamente per le donne della società civile. Ma esiste nella tradizione della società medievale, così come in quella della società moderna, l'impossibilità oggettiva di mantenere la verginità ad ogni costo, se non per un atto di scelta, e non solo per una dimensione assolutamente naturale, che dal momento in cui la donna dovesse convolare a giuste nozze e avesse un figlio, la sua verginità è perduta e a quel punto non può più emendarsi, perché non può più essere vergine come Maria, non essendo lei dotata della possibilità di essere vergine prima e dopo il parto. È evidente che questa figura diventa una figura largamente lontana e inattingibile, e quindi poco praticabile come modellizzazione, se non in un traslato di tipo morale, che non tien conto però della dimensione corporea. Ed ecco che quindi, a partire dal XII e soprattutto nel XIII secolo, nella letteratura, soprattutto di tono pastorale, ma anche in quella, come vedremo, di tipo più squisitamente antifemminile, viene avanti una terza figura, che è la figura di Maria Maddalena, che è in qualche modo una sintesi tra le due polarità opposte. Se Eva è la dimensione della negatività e del peccato e Maria è la dimensione della purezza, quella di Maria Maddalena è la cosiddetta terza via, cioè la via della possibilità di conversione e di correzione. La donna peccatrice, se si ravvede e si sottomette, come nella narrazione della figura di Maria Maddalena che avviene in questi testi, questo tipo di figura che raccoglie in sé sia la Maria di Magdala, sia Maria di Betania, sia la non nominata prostituta che corre ai piedi del Cristo e lava i piedi con le lacrime in casa di Lazzaro e unge i piedi al Cristo con il balsamo profumato. Quindi queste tre figure, queste tre Marie, che in tempo di Natale ci fanno pensare al panettone, ma che qui invece sono diciamo una figura polimorfa e tricefala, che il Medioevo racchiude in un'unica identità. Ecco che allora la possibilità di identificare questa donna come una prostituta redenta dà l'idea di una possibilità di arrivare alla salvezza dell'anima della donna attraverso questa dimensione dell'emendamento. Quindi, se esiste un antifemminismo speculativo della lunga tradizione, prima classica, poi veterotestamentaria, poi classica e poi cristiana delle origini, esiste anche una sorta di femminismo pratico che recupera tutta una serie di figure femminili alla salvezza, quali le vedove, le donne abbandonate, le figlie non monacate ma non sposate, le donne abbandonate dai mariti, tutta una serie quindi di figure sociali che hanno una grandissima rilevanza nella società, soprattutto del 200 e del 300. E veniamo adesso invece alla ultimissima parte, che è quella che cerca di far capire come tutta questa dimensione culturale fortemente negativa, diciamo, che dà più spunti negativi che positivi alla dimensione della donna, venga filtrata o venga a filtrare, per meglio dire, nella tradizione letteraria. La più antica tradizione letteraria che conosciamo dal punto di vista, diciamo così, dell'approccio comparatistico romanzo è chiaramente quella della letteratura trovadorica, in cui, secondo una consolidata tradizione manualistica, noi vediamo nella cosiddetta fina mor, cioè l'amor cortese, un capovolgimento dei rapporti tra i sessi, in cui la donna diviene sovrana e l'uomo diviene il suo vassallo, quella che viene chiamata la metafora feudale. La donna è bidons, signore feudale dell'amato, che ha potere filosofico di vita e di morte spirituale sul poeta. Quello dell'amore trovadorico è un amore perfetto, idealizzato, spirituale e completamente conativo, mai realizzato, che permette il continuo dell'uomo poeta attraverso il sospirare d'amore, il verbo provenzale cossirare, sospirare d'amore. Questo amore però è un amore adultero,
ed è in perfetta consonanza con quel sentimento che nell'amore di Andrea Cappellano sarà elogiato nei primi due libri che costituiscono questa opera in tre libri, che è certamente la più celebre opera, il più celebre manuale, diciamo così, di amore letterario, che a partire dal tardo XII secolo fino alle soglie della modernità sarà considerato la guida degli autori letterari. Ma questo libro, come tutti ben sapete, possiede anche una terza parte. Il terzo libro è il De Reprobazione, che si riallinea nuovamente in una sorta di palinodia a quella dicotomia bene-male che abbiamo visto nelle figure di Eva e di Maria. Allora, in questo suo dipanarsi tematico, la poesia trovadorica non rinuncia ad alcuni elementi carnali, quali la descrizione fisica della donna, l'esaltazione dell'amore naturale come dono perfetto, che non è però biasimato quanto eccessivo o non connotato in senso cortese. Questo è forse un pregiudizio, diciamo così, di matrice cistercense che rimane nella tradizione delle fonti della poesia trovadorica e che si riprende, diciamo, quella dimensione che riprende quella dimensione misogina che il nostro lungo percorso ci ha solo lasciato intravedere. Studi avanzati da esperti conoscitori della materia hanno segnalato, in particolare Bloch e Lally, hanno segnalato che rimane il rischio, anche per la fine amor, di risultare in ultima istanza una sorta di ipostasi della misoginia medievale di matrice ascetico-cristiana, che relega la donna al ruolo di porta dell'inferno o di sposa di Cristo, senza tenere in alcuna considerazione la sua carnalità, la sua immanenza, ma, diciamo così, illuminando solo quei caratteri da adorare in senso laico, la purezza, la verginità, la bellezza, la perfezione, che abbiamo già incontrato nel modello mariano. È soprattutto Bloch che sottolinea l'emergere di una specie di fil rouge tra il discorso sulle donne che il mondo profano della lirica amorosa porta avanti e quell'ascetismo monastico di matrice cristiana che abbiamo solo accennatamente introdotto. E in questo senso analizza una delle canzoni manifesto più importanti della tradizione trovadorica, quel Canveil à l'Ausette Mover che trovate al punto 8 del vostro fascicolo, e che Bloch, anziché portare come modello di una tradizione letteraria in cui il rifiuto della donna è elemento che spinge il poeta a migliorarsi, mostra il ritorno di tematiche e di atteggiamenti, ancora una volta, misogini. Dispero ormai di tutte le donne, non mi fiderò mai più di loro, le donne sono inaffidabili. Un repertorio vecchio stile che torna non già come vendetta o come biasimo da parte di un poeta rifiutato, ma proprio come filtrazione, come fondo di cottura, mi verrebbe da dire, di una minestra che cuoce, che bolle a fuoco lento da moltissimi secoli. Ed è proprio a questa dimensione che normalmente noi facciamo riferimento quando riscontriamo che a partire dal 200 la letteratura misogina diventa, nelle letterature romanze, qualcosa di straordinariamente militante, e a partire dal 200 francese mostra una quantità di sistematica e strutturale di testualizzazioni e di espressioni che ormai diviene non più un'esigenza di tipo culturale, ma una manifestazione di un approccio stilistico di genere, una sorta proprio di genere letterario, il genere misogino, che si esporta facilmente, arriva in Italia, soprattutto in Spagna, anche se in Italia non attecchisce granché. Diciamo, ci sono due grandi titoli, i Proverbi a Quedicuntur Supernatura Feminarum, di cui non vi parlerò perché li sto studiando da 10 anni e quindi potrei fare altre 5 puntate di questa chiacchierata sugli elementi che filtrano in queste tendenze, quindi non mi voglio far spostare dalla rigidità del tempo che sta, ahimè, scadendo, e quindi vado a concludere in un paio di minuti, ma una fittissima serie di testi, per lo più anonimi, che hanno proprio nella dimensione borghese la loro caratterizzazione come genere letterario.
a chi si rivolgono? Si rivolgono soprattutto alla popolazione della città, che come novello obiettivo delle perfide donne devono guardarsi dal perdere i loro denari spendendoli correndo appresso alle gonnelle. E quindi questa amplissima serie di testi, il Cestier Musar, il Blasme de Femme, il Blastange de Femme, la Contenance de Femme, l'Evangile à Femme, il Die de Cornette, sono testi che, biasimando le donne, ammoniscono gli uomini a non lasciarsi ingannare e quindi a non dilapidare i loro patrimoni faticosamente costruiti con l'attività mercantile. Tutto questo passerà poi anche al 400 francese, recuperando quella dimensione di biasimo del matrimonio e di conflitto e contrasto con la dimensione matrimoniale che già abbiamo trovato in Walter Map e che ancora una volta va a inficiare la possibilità di salvaguardare i patrimoni attraverso i patrimoni attraverso matrimoni dilapidatori di fondi. Come vi dicevo, l'altra grande polarità italiana è quella di Boccaccio, del Corbaccio, di cui ovviamente non posso parlarvi in 30 secondi, ma che lasciamo come ipostasi conclusiva nella quale si riassumono tutte queste dimensioni e che avrà una fortuna sterminata nell'Europa romanza. Avrà traduzioni catalane, castigliane, ve ne ho messe nella diapositiva una serie di elencazioni, ma offrirà spunti anche a opere come Le Spilde di Jaume Roge, cioè quella che possiamo considerare l'opera misogina più completa e riassuntiva della tradizione, che nel 1460 in Catalogna costituisce il punto di arrivo di tutta quella millenaria tradizione misogina di cui in 30 minuti ho cercato di farvi estrema sintesi. Ma poi anche in opere in cui la dimensione misogina non è militante, ma è comunque molto presente, come la Celestina di Fernando de Rojas, anche in questa dimensione, laddove c'è un tratto misogino, è la lezione di Boccaccio che in qualche maniera fa da filtro e da paradigma per il recupero di tutta quella tradizione, soprattutto francese, dei due secoli precedenti. Se volete saperne di più, vi ho messo una piccola scheda di bibliografia in conclusione e mentre voi guardate, magari prendete nota, anche se poi tutti questi materiali ve li ripasso, come vedete vi ho parlato della letteratura misogina per titoli, non per testi, perché i testi ve li ho anticipati prima e sono ben disposto, ovviamente, se ci sarà una replica o una discussione, a riprendere alcune figlie. Però vorrei concludere con questa ultima espressione, poi davvero mi taccio, e cioè che il dato filologico più interessante di tutta questa tradizione è che nel 200 e nel 300, questa testualizzazione così plurale e così distribuita, che cambia continuamente, che viene continuamente riscritta, che ha versioni su versioni proprio perché è fortemente diffusa, è costituita da testi brevi che circolano in manoscritti recueil, cioè in manoscritti antologici, nei quali si trovano, accanto ai testi misogini, anche testi di lode, di difesa e di esaltazione della figura femminile. Quasi in una sorta di articolazione dialettica, pro e contro le donne. A questo punto, quando questa tradizione si moltiplica e si rivolge ai secoli successivi, soprattutto al tardo 300 e al 400, la dimensione culturale, filosofica e teologica da cui siamo partiti è completamente superata e stemperata, e ormai la dimensione di genere e la regolamentazione, appunto, in termini più propriamente tematici che non ideologici, è ormai compiuta. Mi pare insomma di poter dire che questa letteratura, soprattutto quella 2, 3 e 400esca, in apparenza tanto odiosa per il tono con cui apostrofa le donne, non sia in realtà il frutto di una testualizzazione militante, ma piuttosto l'esibizione di un repertorio di genere nel quale la donna è l'oggetto di una disputa retorica, pro o contro, nel quale la dimensione propriamente contenutistica e il valore concreto del biasimo è formalizzato in una sorta di competizione testuale tra l'autore e il suo lettore, largamente deprivata da ogni sua concreta pregnanza. E su questa provocazione finale, che anziché concludere riaprirebbe la discussione, mi fermo e lascio a Sandra la possibilità di parlare finalmente in difesa delle donne, scusandovi se vi sono sembrato
misogino, ma non sono io. Userò la battuta di quel personaggio del film Chi ha incastrato Roger Rabbit, non sono misogino, è che mi disegnano così. Grazie a tutti dell'attenzione e alla prossima. Grazie davvero Roberto per un intervento densissimo, infatti io ho già pronta una domanda per il dopo direttamente su Buon Compagno da Signa, e però un intervento veramente che ha fatto vedere tutti i percorsi complessissimi anche di idee, di forme, di problemi che cambiando anche epoca e contesto acquisiscono un significato profondamente diverso. E banalmente, cioè, rilevo che l'ultima tua opera citata era, se non erro, La Celestina, che però è, come dire, il modello per certi versi di una grande commedia rinascimentale italiana, che però in realtà è rivoluzionaria, almeno così si dice, perché offre un'immagine profondamente diversa della donna. E, o anche Le Lamentazioni di Matheulus sono alla base di un altro grande testo della letteratura italiana, che è la novella di Belfagor Arcidiavolo, chiamatelo come volete, di Machiavelli, che però a sua volta poi innesca di nuovo a cascata una lunghissima storia. E quindi effettivamente abbiamo visto veramente, come dire, una radiografia di questa mappa interessantissima. E effettivamente è davvero interessante che il primo testo invece citato da Roberto era questa Dissuasio, Neux Orem Ducat, che è veramente un altro grande filo rosso della letteratura italiana. Se pensiamo che il grande poeta Dante, come dire, nella tradizione anche vulgata, diffusissima ancora oggi, sposa una donna insopportabile, una vera santippe che gli rovina la vita e che si chiama Gemma Donati, mentre lui avrebbe amato tantissimo la povera Beatrice, tutto ciò crea veramente poi un'immagine della letteratura. Io purtroppo mi sto occupando invece in questo periodo di deplorevoli testi ottocenteschi, diciamo, dedicati alla figura di Dante, e assolutamente la Gemma Donati Santippe è fortissima. Però per l'appunto poi nel Cinquecento abbiamo tantissimi altri testi in cui, che sono, come dire, appunto, dei testi volti a dissuadere l'uomo da sposarsi, perché per l'appunto un intellettuale non si deve sposare, no? E qui per l'appunto, in un certo senso, Roberto ha servito un assist meraviglioso a Sandra Carapezza, che per l'appunto invece affronta un aspetto completamente diverso di questo aspetto, e anche una pagina nuova in un certo senso della letteratura italiana e non solo, molto cinquecentesco, cioè il problema della nobiltà e i meriti delle donne nel dibattito cinquecentesco. Mi limito anche per Sandra una brevissima presentazione. Sandra invece proprio è un'italianista, si è occupata di Dante, sui, diciamo, gli echi biblici, soprattutto in Dante, ma poi si è occupata di novellistica nel Cinquecento, un genere che qualche nota, come dire, misogina ogni tanto ce l'ha. Si è occupata all'opposto di letteratura geografica, e qui però con un autore molto particolare come Aretino, e insomma lascio a Sandra Carapezza invece appunto la voce della letteratura filogena, diciamo così. Grazie Sandra, scusa, ti devo rendere la parola, sarebbe doverosa vista la situazione, per l'appunto. Ok, ce l'ho fatta. Grazie, adesso mi hai dato la voce, vediamo se riesco anche a condividere. Ci siamo? Sì. Allora, io affronto la questione, diciamo, femminile in un lasso di tempo che è il Cinquecento, arrivo agli inizi del Seicento, proprio all'anno esatto, 1600, in un genere che è la trattatistica.
Ecco, quando a lezione inizio il percorso sulla trattatistica cinquecentesca, inizio con questa slide, un po' provocatoria. Questo, lo avrete riconosciuto, è Zero Calcare, è una parte di una tavola di Zero Calcare in cui Zero Calcare è ossessionato dal fatto che deve fare un viaggio in treno con una sconosciuta e non sa di che cosa parlare. E allora, come succede spesso al personaggio, le sue ossessioni si materializzano e qui si materializzano nella figura appunto della divina arte della conversazione di Ocuto, che si presenta così: canonizzata in Francia sin dal 1600 e tramandata fino ad oggi per insegnare agli uomini a sapersi comportare in ogni situazione. Non prosegue, mi scuso anche per la scurrilità del seguito. Allora, io ho messo il bollino falso sul secondo balloon, canonizzata in Francia sin dal 1600, perché la divina arte della conversazione in realtà è canonizzata in Italia nel 1500. È allora nel 500 italiano che si codifica proprio la conversazione e che sfocia nella trattatistica. E l'immagine mi sembra anche utile per questo nostro discorso, perché l'arte della conversazione ha le fattezze di una donna. Ed infatti nelle conversazioni cinquecentesche le donne entrano in scena potentemente, sono donne soggetto e oggetto di conversazione. Cioè i salotti messi in scena nei trattati cinquecenteschi hanno una componente marcata femminile, sono anche padrone di casa, le donne ospitano nobili donne, nobili uomini e discutono. E non solo, sono anche argomento di discussione, cioè le conversazioni cinquecentesche e poi di riflesso i trattati cinquecenteschi, che sono quello che in fondo più ci interessa, insomma, più che le vere e proprie performance, ci interessa il trattato cinquecentesco, ecco, trattano di tutto, trattano anche del ruolo della donna, come deve essere la donna in società, come si deve comportare, che cosa sia meglio, che cosa sia peggio per lei. E ci sono poi anche donne come scrittrici, non sono molte, poi di questo parleremo nel seguito. Il dibattito, la riflessione intorno al ruolo della donna, che ha un momento importante nel Cinquecento italiano, non solo italiano naturalmente, ha questa etichetta che è stata un po' posta in discussione dai critici, insomma, ma è un'etichetta che è stata coniata a partire dagli studi del primo Novecento e a partire da un'espressione, questa sì francese, di Marie de Gournay nel Égalité des femmes et des hommes et des femmes del 1622. Quindi l'etichetta querelle des femmes, che tiene insieme un po' il dibattito sul ruolo della donna, che nel Cinquecento italiano ha molte voci, testi dedicati soltanto al ruolo delle donne, ma anche, e questo forse è più spendibile in classe, altri testi, li avrete già in mente, no? Il Cortegiano, che dedica una buona parte proprio a codificare il comportamento della perfetta donna di corte. Vi ho riportato qui il quinto capitolo del terzo libro del Cortegiano, ecco, questo mi sembra un testo che effettivamente si possa fare a scuola, credo si faccia, si legga a scuola. Naturalmente non leggerò questo lungo capitolo, ma ho cercato un po' di estrarre anche così come modello di metodologico, come modello, come guida di lettura, quali sono le qualità, proprio prendendo le stesse parole del capitolo, quali qualità deve avere la donna di corte secondo questo passo del Cortegiano, in cui dietro Castiglione assume la maschera degli interlocutori del dialogo qui. Allora, si parte da quest'idea in questo capitolo, si vuole definire quali sono le qualità della donna di corte, quindi diamo per scontato che la donna di corte abbia già tutte quelle caratteristiche che deve avere in quanto donna. In quanto donna deve assumere e deve avere certe qualità, come tutte quante le donne. Deve per esempio saper governare il patrimonio familiare, prendersi cura dei figli, eccetera, eccetera. Queste si danno per scontato, è ovvio che debba averle. In più dà per scontato le qualità che la donna deve avere in quanto semplicemente essere umano. Come tutti gli uomini di corte, così anche lei deve avere determinate qualità. Oltre a queste, in più, deve averne altre, che sono quelle che qui vengono elencate a partire dal testo
dal capitolo 5, insomma, del terzo libro del Cortegiano. Ecco, non insisto troppo, ho sottolineato semplicemente gli aggettivi che ricorrono in questo solo capitolo, così come piccolo campione, come esempio di lavoro, in questo capitolo gli aggettivi che ricorrono per definire la donna. Semplicemente per mostrare come anche solo sottolineando gli aggettivi viene fuori che un solo aggettivo si ripete due volte ed è onesto, non è niente di nuovo, non ci stupisce, è solo che il testo ci conferma quello che già sappiamo, cioè che la qualità principale che deve avere la donna è l'onestà. Ecco, anche un piccolo semplicemente esercizio di reperimento degli aggettivi sul testo ci dà conferma di questo. Nel capitolo poi si definiscono sia qualità astratte sia proprio una precettistica concreta, per esempio la situazione che potrebbe mettere in imbarazzo la donna, si trova ad una conversazione elegante, si comincia ad abbordare una tematica un po' scollacciata, cosa deve fare la buona donna di corte? Castiglione qui dice non deve alzarsi ed andarsene, che questo sarebbe un comportamento selvatico, un comportamento non adatto alla donna di società. Non deve però nemmeno mettersi sullo stesso piano degli interlocutori, deve mantenersi lì innanzitutto, non lasciare la conversazione, ma atteggiarsi a vergogna, attingersi di rossore, dare a intendere che non le piace la piega che la conversazione sta prendendo, ma d'altra parte che è anche in grado di rimanere in questo ambiente. Il trattato di Castiglione naturalmente tratta anche della donna di corte, ma non solo, e poi invece il Cinquecento manda fuori, insomma pubblica diverse opere dedicate esplicitamente alle donne. Una scelta di trattati può essere letta in questa edizione, una vecchia edizione, la terza, un'antologia sui trattati sulle donne del Cinquecento, e mi piace solo sottolineare questa fase tra i vari altri titoli che avrei potuto citare, cioè il trattato di Agrippa, insomma, del 1529, che viene tradotto piuttosto presto in italiano, poi anche successive traduzioni. Ci tengo a mettere in luce che di fatto i trattati cinquecenteschi dedicati esplicitamente alle donne cominciano da un testo che non è italiano. Ci tengo perché, come prima ho rivendicato l'origine italiana della civile conversazione, adesso altrettanto importante mi sembra mettere in luce invece la dimensione internazionale in cui si colloca il dibattito letterario. Insomma, la letteratura non viene fuori semplicemente fra quattro mura. Gli intellettuali, i letterati del Cinquecento, come quelli dei secoli precedenti, dialogano e superano i confini nazionali. E questo credo sia una cosa, se banale, ovvia, scusatemi, ma che va comunque sempre ricordata, perché forse c'è, soprattutto da parte dei ragazzi, un po' l'idea che il dialogo con gli stranieri è una peculiarità del presente. Non è così, la letteratura italiana ce lo dimostra, ma anche prima abbiamo abbondantemente varcato ogni confine, quindi mi sembra interessante sottolineare che anche per i libri dedicati alle donne nel Cinquecento italiano un punto di partenza non sta in un testo italiano, ma in un testo appunto di Agrippa, che è già di per sé un bel esempio di un intellettuale internazionale. Lui nasce a Colonia, poi è in Italia a lungo, quindi è un buon esponente della cultura, della circolazione del sapere nel Rinascimento italiano. Allora, altre voci, ce ne sono tanti, non vi ho fatto l'elenco, non mi sembra utile insomma ai nostri fini. Mi sembra invece interessante sottolineare che ci sono anche in questo dibattito cinquecentesco sulle donne due voci femminili. Quella di Moderata Fonte, pseudonimo per Modesta dal Pozzo, della quale nel 1600 è pubblicato un trattato in forma di dialogo che ha il titolo Il merito delle donne, è pubblicato postumo perché Moderata Fonte muore nel 1592, muore di parto, e il trattato è pubblicato da un suo parente, il quale ci tiene nella prefazione a chiarire che l'autrice si è sempre dapprima dedicata al marito e alla famiglia, non è mai venuta meno ai suoi doveri familiari e poi in più è anche riuscita a fare letteratura,
Però è importante sottolineare questo, credo, cioè che mettendo, insomma, introducendo il libro di un'autrice donna, si avverte l'esigenza di legittimare l'impegno nella scrittura da parte della donna. Non ha mai, non ha, insomma, questo non si è posto in concorrenza con il suo dovere di donna, lei ha sempre fatto tutto quello che doveva fare in quanto donna, in più ha scritto anche delle cose, come se fosse necessario giustificarla, legittimarla. Il trattato di Moderata Fonte può essere letto così con una grafica recente perché è su Liber Liber e poi può anche essere letto nell'edizione nella Princeps del 1600 veneziana. Moderata Fonte insieme all'altra donna della quale voglio parlarvi come scrittrice di trattati appartiene appunto al non troppo numeroso gruppo delle donne scrittrici, però è un gruppo che c'è, che esiste. Alla fine, nella seconda metà del Cinquecento, si assiste a quella che è stata definita un po' la seconda ondata delle donne scrittrici. La prima è quella forse più nota, quella delle scrittrici alla moda del Petrarca, quindi Vittoria Colonna e varie altre che adesso sono anche nelle antologie scolastiche, credo si leggano, siano ben note. Ecco, a questa prima ondata ne segue poi un'altra negli anni finali del secolo che è caratterizzata dal fatto che le donne scrittrici del secondo Cinquecento si cimentano in più generi, non sono soltanto nella lirica, ma per esempio la stessa Moderata Fonte scrive un poema, l'altra scrittrice della quale parleremo, cioè Lucrezia Marinelli, anche lei scrive un poema, scrive a geografia, scrivono appunto trattati tutte e due, l'epistolografia per esempio un altro genere molto frequentato dalle donne nel Cinquecento. Non dico altro sulle scrittrici italiane, vi segnalo qui il repertorio che appartiene ad un progetto dell'Università di Chicago, è un database delle scrittrici italiane, navigabile anche per epoca, per cui potete ricercare i nomi delle più importanti esponenti della letteratura italiana, anche del secondo Cinquecento. Allora, Moderata Fonte, appunto, nel 1600 esce il suo trattato, Moderata Fonte, come Lucrezia Marinelli, sono, le collochiamo a Venezia, e non è un caso perché Venezia innanzitutto è la culla della produzione editoriale in questi anni, ma è anche città che vanta una tradizione quasi topica di libertà. Il dialogo di Moderata Fonte, per il solo fatto di essere un dialogo, ha un andamento un po', come dire, poco conflittuale. Ecco. Ci sono diverse posizioni, diverse prospettive, ma non si cerca lo scontro diretto. L'obiettivo del trattato di Moderata Fonte è quello di rivendicare i meriti delle donne, appunto, ma lo fa senza andare, insomma, a muso duro contro la componente maschile. È un dialogo ambientato a Venezia. Personaggi sono sette donne che rappresentano stati della condizione femminile diversi. Adriana è la vedova, ormai là con gli anni, sua figlia Virginia invece è la fanciulla in età da marito che cerca marito, Leonora rappresenta la vedova ma giovane, Lucrezia è la donna sposata da molto tempo, Cornelia invece è la donna sposata da poco tempo e poi è Corinna. Corinna è veramente quella che difende la causa femminile, è la donna che non è sposata e ha scelto, non è sposata per sua scelta, è quella che dice piuttosto mi affogherei, piuttosto che prendere marito. E poi Elena, che inizialmente non è della compagnia, arriva dopo ed è proprio l'occasione narrativa per avviare il dialogo, perché Elena si è proprio sposata in quel momento lì e quindi diventa la sua presenza, diventa occasione per discutere se sia bene o no sposarsi, se sia meglio essere sposate, vedove, eccetera. È un'opera dalla quale si potrebbero prendere passi qua e là e si avrebbe l'impressione di leggere qualcosa, non dico proprio di contemporaneo, ma senz'altro scritto secoli dopo rispetto alla fine del 1500 quando è stato scritto. Ecco, questo se prendiamo passi qua e là, però quello che credo sia assai importante è invece di collocarlo nella sua dimensione storica. Ed infatti è un'opera la cui conclusione è
Beh, speriamo che Corinna trovi un buon marito. Ecco, questa è la fine di tutte queste posizioni a valorizzare il ruolo della donna, però la conclusione è questa, ecco, perché dicevo che c'è una, come dire, una volontà poi di compromesso, sì, non è un'opera, è un'opera che rivendica i meriti delle donne, ma che appunto va letta nella sua complessità per capirla bene. L'altra opera che invece, non essendo un dialogo, può permettersi anche di andare un po' più pesante, è il trattato di Lucrezia Marinelli. Di Lucrezia Marinelli, se volete, qui vi metto il link alla biografia, di Lucrezia Marinelli credo sia importante appunto dal punto di vista biografico ricordare che è di famiglia, di suo padre e suo fratello erano due medici assai importanti, quindi diciamo che la sua condizione non rispecchia esattamente la condizione delle donne del suo tempo. Lei ha potuto studiare, è vissuta in un contesto familiare, culturale molto diverso rispetto alla norma. E nel 1600 Lucrezia Marinelli pubblica il trattato che è La nobiltà e l'eccellenza delle donne coi difetti e mancamenti degli uomini e nel 1601 ne pubblica un'edizione accresciuta. Questo non è leggibile in italiano, un'edizione recente, vi ho messo qui il link alla Princeps e il link all'edizione del 1601, mentre ne esiste una traduzione inglese, sì, edita in età recente, insomma, in età poco. Di questo trattato, il cui frontespizio appunto è questo qui, credo che sia interessante vedere proprio la struttura, perché è un'opera argomentativa e mi sembra utile ragionare su come proprio è articolato come testo argomentativo e credo che questa sia una dimensione su cui lavorare molto a scuola e che si possa a buon diritto inscrivere anch'essa nel percorso di educazione civica, insomma. Saper argomentare, saper smontare un'argomentazione mi sembrano competenze di un cittadino, prima di tutto. Ecco, e il trattato di Lucrezia Marinelli può essere visto anche da questa prospettiva, proprio per vedere come vengono ripresi gli argomenti contro le donne, molti dei quali sono appunto quelli che ci ha presentato Roberto prima, e si cerca di rispondere a questo. Un lavoro, un esercizio, insomma, delle piste di lavoro che vorrei proporvi vanno proprio in questo senso, non tanto nella lettura del testo in sé, quanto nel modello. Ecco, il trattato di Lucrezia Marinelli un po' come modello per come costruire un'argomentazione contro le donne e in risposta a queste argomentazioni contro le donne, le argomentazioni pro donne. L'opera è divisa nettamente in due parti. La prima parte dimostra la nobiltà delle donne, lei dice con ragioni ed esempi, ci viene forse in mente un po' Machiavelli all'inizio del suo trattato. Ecco. C'è cioè una parte di argomentazione logica, dei ragionamenti, e poi per ciascuna tesi sostenuta si riportano degli esempi. Esempi tratti sempre dalla letteratura. Vi dicevo, Lucrezia Marinelli è donna molto colta e attinge sempre dagli storici, soprattutto del passato, mentre non ci sono casi, diciamo, di cronaca che vengono promossi come esempio. E poi l'ultima sezione di questa prima parte è proprio una replica agli argomenti misogini. Il nemico per eccellenza è Aristotele, e ad Aristotele si risponde sempre, Marinelli risponde sempre con le parole di Platone, quindi fa un po' questa disputa Aristotele contro Platone, però ci sono anche altri nemici fino ad uno più recente che è Giuseppe Passi, personalità per sé per nulla rilevante, un accademico che nel 1599 dà alle stampe un'opera contro le donne e Lucrezia Marinelli nella sua prefazione racconta di avere scritto il suo libro in un paio di mesi proprio per rispondere agli argomenti contro le donne di Giuseppe Passi. Passando per nomi anche interessanti, famosi come Tasso e Boccaccio, ecco, per esempio può essere interessante lavorare su questo, cioè gli argomenti contro le donne di Boccaccio che vengono ripresi uno per uno da Lucrezia Marinelli per dare risposta e criticare questi argomenti. La seconda parte invece è dedicata a dimostrare i difetti degli uomini. Lei dice di muoversi anche qui con ragioni ed esempi,
per la verità le ragioni qui sono proprio pochine, si concentra soprattutto sugli esempi, cioè fa un elenco di uomini mettendo in luce di ciascuno i difetti. Anche in questo caso si tratta di uomini illustri, noti attraverso la storia, attraverso la filosofia, la letteratura. Quello che forse può essere interessante osservare è che non si tratta di figure che la tradizione ci dipinge in termini negativi, cioè non c'è solo Attila per dire, ma c'è anche Scipione, ci sono anche le figure che siamo famosi e che siamo abituati a conoscere come esempi di virtù, dei quali però qui si mette in luce il difetto. Ecco, la prima parte articolata in questo modo è divisa in 6 capitoli, il più corposo è il 5° capitolo che è suddiviso in 11 paragrafi. Si comincia col dimostrare la superiorità delle donne quanto al nome, banalmente il nome donna, domina, cioè signora, già significa che è superiore. Il secondo capitolo invece è sulla superiorità delle donne a proposito delle cause e replica alla creazione della donna della quale si parlava prima. Qui si dice Eva è nata dalla costola d'Adamo, essendo nata dalla costola è più nobile rispetto ad Adamo che invece arriva dal fango, perché la costola in sé è più nobile del fango. Il terzo capitolo invece, mi sembra utile dire soltanto due parole su questo, perché è strettamente legato al suo tempo, cioè argomenta qui sulla base delle teorie della fisiologia, della medicina del suo tempo, sulla quale Lucrezia Marinelli era senz'altro ben aggiornata, però il suo aggiornamento arriva alla fine del 1005, ecco. E questo lo dico appunto ritornando a quanto dicevo prima, cioè che mi sembra importante comunque ricordare sempre in quale momento storico si colloca il testo che stiamo leggendo, cioè sarebbe arbitrario pescare qua e là e fare di questo testo una bandiera di concezioni, di pensieri che non potevano essere dell'autrice, non hanno nessun fondamento storico. Ecco, il capitolo 3 ci riporta esattamente alla fine 1005, inizio 1006. Il capitolo 4 invece usa le difese che gli uomini fanno per le donne, a sostegno delle donne. Il capitolo 5 è dedicato a dimostrare la nobiltà delle donne con una serie di esempi, dalle donne di scienza agli esempi di amor di patria delle donne. E poi conclude con quella sezione in risposta agli argomenti misogini della quale ho già detto prima. La seconda parte, come vi dicevo, è dedicata a dimostrare i difetti degli uomini, eccoli qua. Questa è una parte che ha molto ampliato, quindi in quell'anno, tra la prima e la seconda edizione, le sono venuti in mente evidentemente tanti altri difetti degli uomini, perché si è arricchito parecchio questo catalogo. Ora, e qui mi mostro rapidamente un po' come sono strutturati i capitoli, poi vi lascio la lettura un po' guidata di uno dei capitoli, che è appunto il capitolo 5. In genere lei procede in questo modo, comincia cercando di attirare l'interlocutore portandolo a condividere una verità universale, cioè ciascun capitolo comincia con una massima di ordine universale che non vale solo per le donne, vale per le donne come per gli uomini e alla quale il lettore deve dare ragione. Quindi si parte così e poi pian piano si arriva quindi a convincere il lettore della tesi che si vuole sostenere. Vi faccio l'esempio dal 5° capitolo. Tutte le azioni di chiunque, uomo o donna, derivano o dall'animo o dal corpo o dall'insieme di anima e corpo. Siamo tutti d'accordo su questo e poi prosegue nel ragionamento per arrivare a dimostrare che le azioni delle donne sono migliori, superiori rispetto a quelle degli uomini. Poi riporta alcune citazioni, il testo è molto fitto di citazioni, anche per questo in realtà la lettura del testo in sé forse scolasticamente non è troppo funzionale, proprio fitto di citazioni, anche latine, e poi di esempi appunto tratti dalla storia. Ecco, questo direi che non lo approfondisco, lo lascio a voi, è un esempio appunto di come è articolato il trattato di Lucrezia Marinelli a partire dal 5° capitolo. Vi faccio solo osservare come cita la sua collega, Moderata Fonte, non cita mai il merito delle donne, cita il Floridoro di Moderata Fonte, in un passo, il Floridoro è un poema cavalleresco, in un passo nel quale Moderata Fonte fa quello che io ho chiamato un po' un esperimento pedagogico, cioè in un'ottava racconta che se un padre avesse un figlio maschio e una figlia femmina, li facesse educare esattamente allo stesso modo nell'arte militare, nelle arti liberali, si vedrebbe la figlia femmina avere esiti migliori rispetto al figlio maschio. Ecco. E
poi cita abbondantemente Ariosto, perché a un certo punto dice: io vorrei citarvi esempi di donne che hanno fatto azioni migliori, ma non posso farlo. Perché? Perché io gli esempi li ricavo dalla storia. La storia la scrivono gli uomini e quindi ho pochi esempi da offrirvi. Questo l'ha già detto Ariosto, infatti è citato abbondantemente Ariosto. Anche qui però alla fine del capitolo smussa un po', perché dice: qualche uomo c'è che ha parlato bene delle donne. E conclude appunto citando gli uomini che hanno parlato bene delle donne. Ora, il trattato di Lucrezia Marinelli quindi si colloca nel suo tempo e vuole rispondere agli argomenti misogini, si colloca in quella che è appunto chiamato la querelle des femmes, non l'ho chiamata solo io la querelle des femmes. Allora, mi sono chiesta se ha senso parlare oggi di querelle des femmes. Credo che le forme che assume il dibattito siano oggi assai diverse, cioè esplicitamente nessuno sosterrebbe più le posizioni di Aristotele, di Boccaccio nel Corbaccio, eccetera. No? Però argomenti contro le donne, diciamo, prendono un'altra forma, forse altrettanto insidiosa, ma meno esplicita. È quello che oggi viene chiamato il sessismo. Vi lascio qui giusto delle tracce, più per suggestione che per andare a fondo, sulla questione, insomma, su come ragionare del sessismo anche in classe. Due esempi: il sessismo nel rap, il sessismo nelle serie TV. Dico qualcosa soltanto di questo secondo perché mi consente di chiudere esattamente da dove sono partita, cioè dal fumetto, e ancora da Zero Calcare. Vi riporto qui il link a qualche tavola di Zero Calcare in cui lui analizza, provocatoriamente naturalmente, analizza qualche scena, qualche situazione del Trono di Spade per mostrare il sessismo nel Trono di Spade. Però facendo in queste stesse tavole, Zero Calcare restituisce i meriti a chi li ha, cioè dice: non è che ci sono arrivato da solo a capire che c'è del sessismo lì. Mi ha messo sulla strada una mia collega femmina, una fumettista, che è una fumettista francese, nota come Commando Culotte, Myriam Mal, lei si chiama francese, adesso sta in Canada. Anche di Myriam Mal vi metto qui qualche tavola che si può vedere, ed è lei appunto che ha portato avanti questa idea attraverso i fumetti, mostrare il sessismo nelle serie TV. Ha lavorato molto con le serie TV un po' adolescenziali francesi, però può essere una traccia, magari si può trovare anche qualcosa applicabile al dominio più noto, più italiano. Ed infine, chiudo veramente, se vogliamo uscire dal binomio donna-maschio, passare insomma dalla questione donna alla questione genere, ricordo semplicemente, rimanendo appunto nel mondo del fumetto, Alison Bechdel, alla quale si deve l'invenzione del test di Bechdel, una serie di criteri, di parametri per definire il sessismo nelle serie TV. Ad Alison Bechdel si deve anche una bellissima graphic novel che è Fan Home. Concludo così, arrivando un po' più con un salto che spero mi perdonerete, ma voleva essere la condivisione di qualche idea che forse può essere spendibile in classe. Grazie. Grazie Sandra, mi permetto di dire che ben più di qualche idea, un intervento ricchissimo che si è mosso tra testi molto poco noti ormai, ma importantissimi all'epoca, e invece anche, se vogliamo, la grande cultura pop nel bene e nel male contemporanea. Faccio un'osservazione quasi buffa, perché Sandra ha lavorato su Lucrezia Marinelli detta Marinella, e io ho lavorato sul fratello un po' di tempo fa, Curzio, che non è stato solo medico, è stato anche un critico, diciamo, ha curato un'importantissima edizione di Guicciardini, per l'appunto, i riferimenti che Sandra faceva a Machiavelli, e effettivamente Curzio in una sua lettera parla espressamente del modo in cui è stata cresciuta, educata la sorella da parte del padre, dell'attenzione che anche lui ha avuto. Ecco, da un lato verrebbe da dire sì, certo, effettivamente occorrono certi ambienti per permettere più facilmente, indubbiamente, una più piena espressione della propria identità, della propria cultura, dei propri percorsi. Dall'altro, scherzosamente, mi viene un po' da pensare se quel passo in cui Lucrezia osserva che se un padre educa nello stesso modo una figlia e un figlio, la figlia diventa più brava del fratello,
perché effettivamente è un po' il caso dei due Marinelli, quindi chissà se stavo pensando proprio a questo. E quindi è un testo interessantissimo e effettivamente forse mi viene da dire, così buttando due osservazioni, che l'aspetto più interessante è che ribalta proprio anche le argomentazioni tipiche della letteratura, come dire, misogina, cioè l'elenco di figure femminili negative che viene ribaltato nell'elenco maschile, il gioco discutibilissimo sempre sulle etimologie o paraetimologie, per cui prima abbiamo visto con Roberto Tagliani che per l'appunto la donna è una virago perché deriva dal vir, mentre qui lo abbiamo sulla donna che la donna è, quindi è superiore. La derivazione, la donna deriva dall'uomo attraverso la costola, sì, ma la costola è più nobile del fango, eccetera, eccetera. E i cataloghi dei vizi. Quindi l'aspetto interessante è proprio che viene in un certo senso ribaltato, non dico una dimensione misandrica, perché non è questo, però viene ribaltata per l'appunto la retorica misogina in un certo senso, e questo è veramente, veramente interessantissimo. Quindi davvero grazie ancora Sandra per questo interessantissimo intervento. Ci avviamo verso la conclusione, quindi, o meglio la seconda parte, con il terzo intervento. Ricordo comunque a tutti che i materiali verranno inviati da parte della dottoressa Villa, i materiali che sono stati presentati e anche altri verranno inviati insieme all'attestato di presenza, e ricordo comunque di firmare nel link presente nella chat. E per l'appunto, dicevo, adesso ci avviamo al terzo intervento di Virna Brigatti, che qui intervento al titolo anch'esso estremamente affascinante, L'amore è politica, Uomini e no, 1945, di Elio Vittorini. Virna Brigatti è una italianista contemporaneista e anche grande esperta per l'appunto di filologia editoriale, di editoria, e ho senz'altro il piacere, anche a nome degli altri colleghi qui presenti, di dire che Virna è appena approdata stabilmente, strutturalmente nel nostro dipartimento, e ne siamo veramente felicissimi. Virna Brigatti ha lavorato per l'appunto, come già potete intuire, su Elio Vittorini, ma anche su Calvino, sugli Oscar Mondadori e per l'appunto sul sistema editoriale contemporaneo. Quindi cedo senz'altro la parola a Virna, riabilitandola. Ah, chiarisco che uso il nome proprio semplicemente perché ci conosciamo in realtà tutti quanti da 20 anni, ecco, solo per questo, naturalmente. Sì, più o meno. Grazie mille anche, come dire, per questo benvenuto ufficiale. E in effetti è questa la mia prima occasione formale da, appunto, ricercatore strutturato. Quindi sono molto contenta di questa serata, insomma, di questa chiacchierata. Allora, inizio anch'io condividendo le mie slide. Ecco, dovreste vedere. Allora, partiamo da alcuni punti che richiamo, ma al solo scopo di segnalare cose tendenzialmente note, e sono di solito quei contenuti presenti in qualsiasi manuale, insomma, di storia della letteratura del Novecento. Per cui, appunto, Elio Vittorini, che nasce nel 1908, è considerato tra i padri del neorealismo. La sua opera maggiore, mi sento di dirlo con molta sicurezza, è Conversazione in Sicilia, ed è stata letta dai suoi contemporanei come un vero e proprio manifesto dell'antifascismo. È datata nella sua prima stesura e pubblicazione 1938-39, dato che è stata pubblicata sulla rivista Letteratura di Firenze, e poi nel 1941 esce in volume, prima presso la piccola casa editrice Parenti, piccola ma preziosa, diciamo, appunto, casa editrice Parenti, e poi passa invece
al grande editore di Milano, Valentino Bompiani. Di fianco avete le copertine. A questo punto, con Conversazione in Sicilia, Vittorini appunto si era consolidato come un intellettuale di riferimento per tutta l'area culturale del, appunto, dell'antifascismo. Non lui da solo, ma sicuramente una delle voci più rilevanti. E quando esce Uomini e No, immediatamente dopo la fine della guerra, il 21 giugno del 1945, questo romanzo è il primo romanzo che parla della resistenza appena conclusa, è una delle prime voci che serve per rielaborare l'esperienza dolorosa che è stata appunto la Seconda Guerra Mondiale e poi il momento della resistenza proprio, come anche lotta interna, diciamo così, e appunto la sua poi diciamo riconoscibilità appunto come intellettuale di riferimento per l'area della sinistra comunista viene poi consacrata nel momento in cui di lì a poco esce il primo numero di Politecnico. Queste restano delle coordinate che credo anche appunto ai ragazzi delle superiori possono essere richiamate, proprio perché seguire l'attività di questo scrittore, in particolare in rapporto a questi punti, può servire a collocare alcune tappe importanti appunto di questa fase storica, che chiaramente non è solo storico-letteraria, ma anche politica e culturale in senso più ampio. L'importanza, tra l'altro, di Uomini e No è richiamata anche dalla prefazione che Calvino scrive per l'edizione 1964 del Sentiero dei Nidi di Ragno, e anche questa l'ho richiamata perché magari nota a tutti, ma magari no, e comunque resta un testo molto leggibile, molto utile per raccontare dal punto di vista di un testimone interno del peso appunto di un Italo Calvino, i 20 anni che separano, diciamo così, il 45 dalla metà degli anni 60, e che sostanzialmente è una parabola del movimento neorealista, in cui Calvino chiaramente parla di se stesso, ma soprattutto traccia questa linea di Malavoglia, Conversazione in Sicilia, i paesi tuoi di Pavese, e dentro tutto questo colloca Uomini e No di Vittorini, dicendo appunto che a 2 mesi appena dalla liberazione, nelle vetrine, questo libro raccontava, lui parla di primordiale dialettica di morte e di felicità. Ecco, quindi insomma, questo è ciò che ruota intorno a questo romanzo. Oggi come è reperibile? In questo momento Uomini e No è pubblicato negli Oscar Mondadori. Questa è la copertina dell'ultimissima edizione, o perlomeno l'ultima veste grafica data a Uomini e No, ed è facilmente reperibile anche in ebook, quindi insomma è un testo di non difficoltosa reperibilità. E come viene presentato oggi? Cioè, se appunto si decidesse di dare in lettura Uomini e No di Elio Vittorini, un ragazzo si troverebbe di fronte questa presentazione, che poi è la quarta di copertina dell'Oscar Mondadori. N2, un partigiano che vive la resistenza a Milano nel 1944, è tormentato dall'amore impossibile per una donna sposata, Berta. Disperazione sociale ed esistenziale lo spingeranno a un'ultima suicida impresa di guerra. Composto durante la resistenza, nel momento cioè dell'intensa partecipazione di Vittorini alla lotta antifascista, perché Vittorini partecipò attivamente alla lotta resistenziale nella città di Milano, senza combattere, senza sparare, ma ebbe dei compiti, diciamo, di logistica e legati anche alla stampa clandestina. E appunto Uomini e No riflette l'insanabile rapporto tra umanità e violenza, uomini e sedicenti tali, eccetera, eccetera. Ora, in queste 5-10 righe sono concentrate una serie di imprecisioni abbastanza imbarazzanti, e ho l'occasione in questa sede, diciamo, anche di soldermi un po' un sassolino, perché l'operazione condotta dalla Mondadori su questo Oscar, francamente, non so come si giustifichi di fronte al fatto che la Mondadori pubblica i meridiani,
e ci sono due volumi che conservano e trasmettono l'opera completa di Elio Vittorini con la curatela di Maria Corti e Raffaella Rodondi, due filologhe, diciamo, ineccepibili, e lì dentro si sarebbero potuti recuperare senza difficoltà, come dire, indicazioni più corrette nei confronti di questo testo. Perché, allora, va bene, Amore impossibile, vabbè, ammicca un po' al lettore generico, richiamando un'immagine, insomma, così un po' trita, ma insomma, che può avere appunto una valenza accattivante. Però, a parte che Disperazione sociale, non so, io non colloco esattamente, comunque sì, il punto è che questa disperazione è legata all'affermazione netta, data per minimamente problematizzata, di un suicidio. Cioè, per cui a monte il testo è presentato con un protagonista che si suicida. E poi, altra nota, a margine, questo concetto di uomini e sedicenti tali, sì, quando però Vittorini fece di tutto per far capire che Uomini e no non era un titolo manicheo in cui si opponevano i buoni ai cattivi, ma era un titolo, certo, molto funzionale dal punto di vista così dell'impatto, ecco, della, anche proprio della memorizzazione del titolo, ma voleva poi il testo essere una complessa riflessione sul male nell'uomo, in tutti gli uomini. Poi, ovviamente, ogni uomo compie scelte diverse e la storia e si colloca poi nella storia in una posizione o nell'altra. Quindi, insomma, attenzione, no, a questo tipo di testi. Se poi si entra all'interno dell'Oscar, si trovano delle pagine, diciamo così, introduttive all'autore e all'opera, anonime, in cui la cosa peggiora in modo particolarmente rabbrividente, insomma, brividi lungo la schiena. Quindi invito caldamente a non utilizzare questi testi con gli studenti. Sì, l'Oscar purtroppo questo è in questo momento. Adesso sto cercando di capire se si possa tentare, come dire, qualche miglioria da questo punto di vista, però attualmente questo è, ma non usatelo, perché appunto, ora non commento tutto, ma queste frasi sono, cioè, ai limiti dell'essere prive, diciamo così, di qualsiasi senso critico, e però ci sono ancora degli aspetti abbastanza gravi, perché si legge appunto di un partigiano che vive la resistenza a Milano alla ricerca di una vita autentica, come se la resistenza fosse il mezzo per qualcos'altro di non ben precisato, perché poi vita autentica resta una specie di concetto astratto. E attenzione, questa è la cosa più pericolosa, il suo impegno viene però vanificato dal rifiuto di Berta, alla quale è legato da un amore impossibile. Tra l'altro, con l'uso della parola impegno, che se collocato negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale è un termine pesante, perché lì è il momento della, proprio dell'espressione della letteratura dell'impegno, l'intellettuale impegnato, un termine sartriano, insomma, che si carica di significati politici molto forti, e sostenere che questo impegno venga vanificato da un rifiuto amoroso è francamente deviante. Inoltre, sotto si legge un errore totale di tipo filologico, perché non è vero che Vittorini apporta vistose variazioni al testo nel 1960, e comunque non è vero che riscrive intere parti nel corso delle diverse edizioni. E allora, che cosa però possiamo fare? Perché ho voluto presentarvi tutta questa serie di errori? Proprio perché, come dire, non solo il testo non viaggia mai da solo, il testo si colloca all'interno appunto di un volume fisico che, se viene letto senza essere a sua volta reso oggetto di critica, di analisi, può davvero instillare una chiave di lettura sui testi che a quel punto diventa una specie di vulgata interpretativa che non si problematizza più, o quantomeno non viene problematizzata su larga scala, sul lettore che magari legge il testo per pura curiosità, o appunto questo rischio potrebbe esserci anche nelle scuole, perché si darebbe, ma giustamente invece, per scontato che i contenuti che si trovano all'interno di un libro come questo possano essere attendibili.
Segnalo peraltro che tra le edizioni correnti degli ultimi anni, quella uscita, mi sembra, con il Corriere della Sera, cura di Paolo Di Stefano nella collana Letteratura della Resistenza, invece portava un'introduzione assolutamente valida e tra le migliori di tipo divulgativo che mi è capitato di incontrare. Oltre a questo, è opportuno che si sappia che l'edizione Uomini e No oggi reperibile non trasmette il testo della prima edizione del 1945, ma trasmette il testo del 1965, che appunto rappresenta sì l'ultima volontà dell'autore e l'edizione ne varietur, ma di fatto si costruiscono discorsi sul 1945 con un testo di 20 anni posteriore. La stessa cosa, si badi bene, accade esattamente uguale per Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, che a sua volta nelle tre edizioni che vi ho fatto vedere prima viene sottoposto a una revisione più sottile rispetto a quella di Uomini e No, ma noi poi leggiamo l'edizione del 64. Quindi, insomma, io questa cosa per ora mi posso fermare solo segnalarla. Nel caso di Uomini e No, le differenze non sono nemmeno nel sentiero di ragno, insomma, in genere le differenze, salvo casi rari, non sono sulla trama, su ciò che succede, le vicende dei personaggi, sono aspetti o stilistici. Nel caso di Vittorini non sono invece eminentemente stilistici, sono più legati ad aspetti esplicitamente di tipo metaletterario, cioè di riflessioni sulla scrittura, che, di cui però qui non mi occupo. Tutto questo mi serve però semplicemente per arrivare a dirvi che, poste tutte queste consapevolezze di fronte a un testo che ha questo peso storico, io però vi propongo una lettura che possa assolutamente essere compatibile con il testo attualmente disponibile, il testo che appunto i ragazzi potrebbero avere fra le mani e anche voi stessi, salvo altrimenti andare in questo momento a comprare sul mercato antiquario la Libra, la prima edizione. E allora entriamo ora nel testo e quindi arriviamo al centro della questione che oggi porto alla vostra attenzione, ed è quella da cui appunto proviene il titolo del mio intervento. Allora, noi abbiamo questa Berta, che è la coprotagonista, diciamo così, appunto del romanzo, la donna che già è stata citata, quella che appunto intrattiene con il protagonista partigiano N2 una relazione extraconiugale. La donna compare immediatamente all'inizio del romanzo ed è appunto l'uomo, perché ancora N2 viene chiamato l'uomo in termini quasi astratti ed universali, questo è un tipico andamento vittoriniano, appunto, che si era fermato a guardare i libri, perché poi N2 è un intellettuale, insomma si accorge appunto che all'interno di un tram c'è cioè il gomito e la spalla di una donna e riconosce che quella donna appunto è Berta. La insegue, aspetta che scende dal tram e c'è questo incontro. E quindi dai primi capitoli Berta è presente, anzi la prima parte del testo è ampiamente, cioè la vede ampiamente presente. E che caratteristiche ha questa donna? Berta è innanzitutto indecisa e insicura. Si sente una cattiva donna, parole sue, che usa su se stessa, si sente in colpa di questo amore extraconiugale che di fatto viene represso. Sostanzialmente non è usata questa parola, ma Berta si considera come se fosse una puttana, e lo dice lei di se stessa, è un autogiudizio morale, e non parla oppure dice solo non so, piange. E questi sono i tratti, diciamo così, di comportamento. Gli unici elementi invece che descrivono, diciamo così, il suo aspetto sono il fatto che abbia il cappello, ma questo non è significativo perché all'epoca appunto si usava, tutte le donne lo usavano, ma ha la pelliccia. E poi ha una casa di campagna dove si è rifugiata col marito per sfuggire ai bombardamenti. Da questi elementi, ovviamente non solo, però questi sono gli elementi che vengono evidenziati proprio nelle prime pagine, quelli che soprattutto possono essere portati didatticamente all'attenzione, ecco, da tutto ciò si ricava che Berta è una rappresentante del ceto borghese.
senza fare grosse distinzioni sui tanti livelli all'interno di una borghesia, comunque sia, lì siamo. E ho messo un'immagine un po' magari kitsch, ma che in un qualche modo dovrebbe essere un numero, una copertina di Grazia degli anni 40, ho fatto qualche minima ricerca. E abbiamo però accanto a lei altri personaggi femminili. Innanzitutto la bella vecchia partigiana Selva, che ha un ruolo appunto di vecchia madre saggia, è una specie di appunto di figura di riferimento accogliente, protettiva. Infatti compare nel momento in cui N2 e Berta devono sfuggire a una rappresaglia fascista e vanno appunto a casa di Selva, e Selva li fa entrare in casa propria, e compare in particolare in due sequenze di capitoletti. Il testo è tutto composto da tanti capitoli brevi, numerati in numero romano. Vi ho dato i numeri dei capitoli e non i numeri di pagina, perché questi sono universali, qualsiasi edizione abbiate, salvo avere quelle pre-1965, da lì in avanti invece i capitoli sono uguali sempre. Ecco, compare appunto in due serie di capitoli, e in entrambe queste serie lei ha un confronto con il personaggio di Berta. E da questi confronti emerge da un lato questo dialogo sul senso della lotta resistenziale, sulla ricerca della felicità per tutti gli uomini, e poi si va a indagare anche il rapporto che unisce Berta al marito. La scrittura di Vittorini è sempre una scrittura complessa, una scrittura che occorre storicizzare. Vittorini, come dire, fonda la sua dimensione stilistica negli anni 30, e questa cosa si sente, la sente lui stesso, non ne è soddisfatto, cerca anche di uscirne, di liberarsene, però insomma non riesce del tutto. Uomini e no è un testo che comunque non ha, a mio avviso, una leggibilità immediata. Occorre un po' guidare i ragazzi dentro il testo, ed è più difficile di quel che possa apparire, soprattutto perché le linee, le trame che si intersecano dentro questo romanzo sono proprio tante, e però quella che oggi io vi propongo è una che può servire appunto al doppio scopo di attraversare un testo fondamentale della storia della letteratura del Novecento, ma appunto anche di usarlo in questa chiave di riflessione sul ruolo della donna e le figure femminili nel corso della storia. Anche perché, appunto, come poi vedremo, la stessa dimensione in cui vengono collocati i personaggi è una dimensione storica, e per quanto siamo in tempi molto più vicini al presente rispetto ai due interventi precedenti, anche qua attenzione a non creare degli schiacciamenti per cui allora è come ora. No, cioè, comunque sia, i decenni che sono passati in mezzo sono tanti, e tra l'altro poi per i temi che stiamo considerando noi, questo resta un testo pre-1968, molto pre. Quindi, insomma, comunque sia, ecco, anche qua sempre creare il filtro della distanza storica. Ma il personaggio su cui però porto in particolare l'attenzione è l'altra partigiana, Lorena, che è un personaggio sostanzialmente trascurato dalla critica, eppure in realtà compare in due punti chiave del romanzo, perché sostituisce Berta in due momenti particolarmente importanti per lo sviluppo diegetico complessivo del romanzo, e soprattutto per anche definire il percorso del protagonista N2. Innanzitutto nella prima parte del romanzo, appunto, tra N2 e Berta non si compie un atto sessuale che sembrerebbe annunciarsi, e si realizza invece con Lorena, di lì a poche pagine, diciamo così. E nella parte conclusiva del romanzo N2 sta pensando a Berta, al fatto che vorrebbe che tornasse, e invece al suo posto arriva Lorena, che resta lì con lui in quella notte, diciamo così, fatidica, prima appunto che poi lui compia l'ultima sua azione. E Lorena è la partigiana per eccellenza. Innanzitutto ha un compito esplicito, cioè la sua portatrice d'arma, dice Vittorini, l'ha detta a lui, ed era, quando si toglieva cappello e cappotto, alta e giovane, una ragazza. E lei ha il cappotto.
E ha poi una caratteristica di decisione, di sicurezza. È una ragazza di poche parole, ma che, diciamo, potremmo dire sa il fatto suo, ecco. E appunto sa il fatto suo innanzitutto nel momento stesso di quando si realizza questo atto sessuale con N2, ci si trova di fronte a una scena non così scontata, soprattutto in quegli anni, perché è un atto totalmente slegato da una dimensione sentimentale, ma è anche privo di malizia, non è legato in alcun modo a un atteggiamento, non lo so, voyeuristico, scandalistico, piccante, non, prurito, sì, vabbè, qualcosina, perché è chiaro che comunque di quello si sta parlando, ma anche le successive varianti testuali di cui io, e qui adesso ve ne cito solo una, che ho potuto studiare nel corso proprio della storia di questo testo, che è possibile studiare fin dalle carte manoscritte, perché abbiamo la fortuna di possederle nell'archivio personale di Elio Vittorini, che tra l'altro è conservato presso la nostra università, ecco, fin dalle carte manoscritte e poi via via nelle varie correzioni che Vittorini apporta edizione dopo edizione, c'è effettivamente una attenzione sempre di più a rifinire e ridurre questi elementi provocatori o eventualmente maliziosi, che già erano comunque pochissimi, e viene eliminato qualsiasi minimo cenno a un gergo di tipo maschilista oppure portatore di un punto di vista maschile. Il caso più significativo è questo. Ancora nella prima edizione del 45 si legge: quando ebbe finito di prenderla, soggetto sottinteso N2, con anche appunto, diciamo così, una colloquialità di questa espressione, e la variante introdotta nell'edizione del 49 e poi conservata fino all'edizione del 65, in cui invece il soggetto passa dalla prima persona singolare alla terza, e quindi in realtà sono insieme Lorena e N2 nel scegliere appunto insomma, di fare quel che fanno, e quindi si suggerisce una reciprocità importante. E questo è un dettaglio che però mette in evidenza proprio il ruolo di una Lorena che non è mai una protagonista passiva di quello che accade. E quando anche appunto in questa scena lei dimostra un atteggiamento di cura, proprio di attenzione nei confronti di N2, che lo percepisce che soffre, e lei sa che soffre per amore di un'altra donna, e lui anche le dice: ma io non ti amo, e lei risponde: ma a me non importa. È un tratto di emancipazione particolarmente forte, caricato su un personaggio che appunto, ripeto, sembra minore. Ma soprattutto, ecco, Lorena la ritroviamo poi più avanti, e siamo a questo punto nella parte conclusiva del romanzo. E qui è proprio con Lorena che N2 avvia una lunga conversazione notturna che io ho chiamato sulle possibilità della resistenza, che, come dire, dà a Lorena un ruolo di interlocutore forte, perché con lei si affrontano tutta una serie di problematiche che vanno anche oltre la situazione concreta della lotta partigiana nella città di Milano nell'inverno del 1944 sotto il nazifascismo. Si parla di una possibilità di lottare, di combattere, resistere contro tutto ciò che è impedimento e limite alla ricerca di una liberazione. E quindi c'è uno slittamento da un piano strettamente storico a un piano politico e morale molto più ampio, che vuole essere molto più palingenetico, quindi, come dire, oltre la stretta necessità di quei mesi. Ecco, e il valore di questo dialogo sarebbe stato sminuito se nella scena precedente Lorena fosse stata semplicemente una donna facile o provocante, cosa che invece Lorena non ha fatto. E appunto questo brano, tra l'altro, è affiancato da riflessioni, diciamo così, che sono dette dalla voce narrante, ma con una focalizzazione su N2, e hanno una struttura proprio dal punto di vista narratologico che non si ritrova
se non qui, nei capitoli in carattere tondo. Perché l'altra cosa che forse è nota, forse no, però è che questo romanzo è composto alternativamente da una sequenza di capitoli composti in carattere tondo e altri composti in carattere corsivo. Questi ultimi, diciamo, volendo proprio riassumere e anche in parte purtroppo semplificare le cose, sono dedicati alle riflessioni. Qui abbiamo delle riflessioni che invece entrano nei capitoli in tondo, quindi slittano da una dimensione più mentale a una dimensione di azione, perché in fondo Lorena rappresenta esattamente la possibilità di agire, la forza, la decisione. E in questo dialogo l'immagine utilizzata per rappresentare questa necessità di lotta, che dicevo è molto più ampia, no? È quella dello stare seduta su una sedia. Lorena è seduta sulla sedia mentre N2 è sdraiato sul letto, e il gioco simbolico è sul fatto: ma tu potresti restare seduta tutta la notte su questa sedia, per quanto potresti restare seduta? L'immagine è di un'azione apparentemente semplice, ma su quella iniziano a caricarsi una serie di domande: ma davvero è semplice? Ma di quale resistenza stiamo esattamente parlando? E appunto, adesso ora non ve le leggo queste parti perché poi questi materiali ve li lascio, comunque li ritrovate nel testo, e si legge però, ecco, solo questo pezzetto: il punto era che si potesse resistere come se si dovesse resistere sempre e non dovesse esservi mai altro che resistere. E appunto era molto semplice, ma in realtà no, non era semplice. Questi sono proprio dei passaggi, è tipico di Vittorini, incalzare sulle ripetizioni di frasi, ripetizioni di domande, continue domande retoriche, recupero di aggettivi, di parole che diventano parole chiave. E nel modo in cui c'è questa iterazione di concetti e di parole, si sviluppa appunto un discorso che ha uno sviluppo lento, che adesso io sto tracciando invece necessariamente un po' in sintesi. Semplicemente però vi segnalo che, guarda caso, proprio in questi passaggi di riflessione in cui si fa una riflessione sull'importanza di una resistenza che guardi a una liberazione dell'uomo che vada ben oltre, ripeto, la liberazione dal nazifascismo, si richiama l'immagine di questi padri che avevano il capochino e le scarpe rotte. Il capochino e le scarpe rotte è esattamente l'immagine del protagonista di Conversazione in Sicilia, nel celebre incipit: io ero quell'inverno in preda ad astratti furori, e via di seguito. Quindi, come dire, c'è una continuità, no, di discorso fra i due testi, e Vittorini lo rilancia in modo esplicito. Ora, questo ho dovuto per forza introdurlo per farvi capire quanto è la carica, il peso critico che c'è su Lorena. Diversamente, Berta è un personaggio che sparisce dalla scena a un certo punto, non si ripresenta più, e la frase sulla quale Berta sparisce è questa: N2 le dice "hai visto i morti", ma è la stessa cosa. Cioè, nel momento in cui Berta rifiuta di stare con N2, N2 dà una risposta a questo rifiuto che non ha niente a che vedere con una questione privata. Le dice sostanzialmente: sei stata a Milano, hai visto i cadaveri innocenti per terra, c'è un momento di dialogo di Berta con questi cadaveri, c'è una bambina, c'è un vecchio, non sono i soldati, sono i morti civili, no? E questo brano ve l'ho commentato in un video che poi vi darò. E nonostante questo, Berta non cambia, resta, non traduce il suo stato emotivo in una conversione di tipo politico, non fa una scelta. E quindi l'amore tra N2 è politica. E a questo punto, e chiudo, sto per chiudere, questa è un'altra questione rapida. L'amore tra N2 e Berta è politica anche perché il modo in cui Vittorini aveva descritto il rapporto tra Berta e il marito è questo: come una pratica continua di fascismo, dove chi impone crede soltanto di volere bene, chi subisce pensa di fare il minimo subendo per non offendere. È una pagina che poi sparisce perché in realtà si colloca all'interno di un discorso appunto metaletterario che Vittorini espunge, ma è un elemento fondamentale perché conferma come Vittorini poi faccia un uso della parola fascismo e resistenza che vada ben oltre il dato storico. Detto questo, è chiaro che se
si riconduce il sacrificio di N2 a un suicidio sentimentale, qualcosa non torna, o perlomeno si stanno depotenziando tutti i significati del testo. E il presupposto di una lettura di tutto ciò è data da autorevoli critici che vedono Berta come la donna del grande amore. In particolare, chi usa questa espressione è Giacomo Noventa, peraltro poeta. Bisognerebbe poi anche qua indagare perché Noventa legge le cose in questo modo, ma è chiaro che se la donna viene caricata di questa visione che la colloca solo e unicamente in una dimensione amorosa, in cui è l'oggetto idolatrato dall'uomo, un po' forse richiamando cose che sono state dette per secoli precedenti. Ecco, questa cosa che appunto in secoli passati poteva essere, come abbiamo visto, una specie di anche possibilità di uscire da una misoginia, arrivati a metà del Novecento assolutamente no, perché la donna che diventa l'immaginetta della Madonna che anziché stare in chiesa sta sulle pagine delle riviste patinate femminile è esattamente ancora un problema comunque, diciamo, sessista, per arrivare un po' al dunque. Peraltro quella tradizione critica poi, come dire, viene ripresa da un nome ancora più forte che è quello di Franco Fortini e poi da lì ha tutta una ricaduta su altri nomi celeberrimi come anche Vittorio Spinazzola, che è stato, come dire, docente da noi per molto tempo e sulla contemporaneistica è chiaramente uno dei punti di riferimento, ma se poi vedete è la Vulgata che abbiamo ritrovato nell'Oscar Mondadori. E purtroppo questa Vulgata si sostiene perché sembra essere una coerente con una prima impressione di lettura. Mentre in realtà non è così e Berta è esclusa, ripeto, dall'azione delle ultime sequenze narrative. Su questo posso fermarmi perché questa slide semplicemente conferma che l'unica presenza di Berta nelle ultime sequenze narrative era ipotizzata ancora in fase di gestazione del testo attraverso il fatto che N2 riceveva un biglietto di Berta e questa cosa viene cassata e non arriva in stampa. A questo punto è chiaro che se invece si guarda il ruolo della donna in termine non tradizionale, si può leggere tutto il significato del testo in un modo completamente diverso e la morte di N2 riesce a manifestarsi come un adempimento, che tra l'altro è un concetto che Vittorini in quegli anni continuava a ribadire, e anche come una forma di catarsi. Sostanzialmente quella di N2 non è più un suicidio, ma è un sacrificio ed è tutta un'altra cosa. Chiaro che N2 ha una delusione, ma la delusione di N2 è innanzitutto politica, perché il fatto che Berta non scelga di stare con lui non è semplicemente perché non ha scelto lui in quanto individuo rispetto al marito, ma si carica di tutti quei significati che io ho cercato di riassumervi. E infatti, passando da una quarta di copertina a una letta della sovracoperta, se leggiamo quella della prima edizione del 1945 che è stata scritta da Vittorini, a parte una introduzione di carattere generale, cosa si legge alla fine? Che esattamente quello che si voleva cercare è la possibilità di riallacciarsi, di riallacciare l'uomo all'uomo e cercare appunto una catarsi tanto più ardua, tanto più esclusiva è stata la passione che ha dominato e indurito il cuore dell'uomo. Una passione che però chiaramente non va letta, ripeto, in termini sentimentali. Su questo chiudo lasciandovi, ecco, questi sono tutti i riferimenti utili per ricostruire in modo più disteso le cose che io qui vi ho sintetizzato. E vi ringrazio. Grazie mille, Virna, per questo bellissimo intervento che naturalmente aveva un taglio diverso su un singolo testo, ma vi sarete resi conto tutti e tutte di come in realtà proprio questo singolo testo in un certo senso faccia anche sedimentare una serie di cose che sono state dette nei precedenti interventi o anche addirittura dal professor Chiesa in apertura e veramente qui in un certo senso si riallacciano. Potrei dire semplicemente che in primo luogo proverei un certo fastidio se trovassi in una tesi di un mio studente alcune delle espressioni rilevate dalla professoressa Brigatti nell'introduzione, questa vita autentica, ma anche questa società attuale, che non si capisce bene di che cosa si stia parlando oggi, ieri, questa proiezione
di chi su che cosa e quindi in realtà per l'appunto sempre anche del bisogno di poi inserire in un contesto storico, culturale, sociale ogni singolo atto fatto letterario. Ma anche, non so se quanti se ne siano accorti, c'è stato qualcuno nella chat ha fatto la battuta, è lo Jacopo Ortis, che effettivamente è un'altra vulgata completamente sbagliata, tipica in un certo senso per l'appunto della critica seriale, anche lì con una banalizzazione. E in un certo senso, insomma, ci sono anche altri aspetti molto interessanti, perché noi in un certo senso siamo partiti dalla questione di Adamo ed Eva, naturalmente, perché potremmo dire tutto si allaccia lì, li fece uomo e donna, fece nascere Eva perché tenesse compagnia ad Adamo, e in questo testo il problema di cosa vuol dire essere compagni nella vita, nella lotta, nell'impegno, è emerso chiaramente, quindi anche con concezioni profondamente diverse di che cosa significhi per l'appunto essere compagni. E anche per l'appunto invece la Letta del 1945, che richiamava quel riallacciare l'uomo all'uomo, no? E Paolo Chiesa aveva aperto la nostra giornata richiamando per l'appunto invece per l'appunto il tema dell'impegno, cioè non ritengo di alieno da me nulla di ciò che è umano, no? Altra massima proverbiale importantissima della nostra cultura, diciamo così, occidentale. E ecco, chiudo in un certo senso il mio intervento, poi se qualcuno avrà delle domande, senz'altro credo che i nostri relatori saranno disponibili, con un'osservazione quasi anche un po' triste, no? Su quel passo di 90, sulla figura della donna a cui si chiede tutto perché in realtà non è in grado di risponderci né di darci niente, nemmeno l'amore, che in realtà, come dire, anche detto da uomo, non è particolarmente incoraggiante, insomma, tendenzialmente non è ciò che si cerca dalla vita, per l'appunto. Ecco, quindi in un certo senso veramente mi sento di chiudere qui la mia parte osservando come sono emerse letture molto diverse su epoche naturalmente molto diverse, ma anche di, come dire, strumenti, modelli, metodi, anche alterazioni in un certo senso del grande portato della nostra vita e di ciò che noi portiamo nella società. Si è fatta una certa, come direbbero i nostri studenti, sono le 18:35, però naturalmente se qualcuno è interessato a porre delle domande, ripeto, sicuramente i nostri relatori ci saranno. Chiudo osservando che sono rimaste comunque 187 persone, che è una percentuale, garantisco, altissima per questo genere di, diciamo, incontri, e quindi è veramente il segno anche dell'interesse, dell'importanza di ciò che, insomma, è stato portato qua. Se qualcuno ha delle domande, assolutamente, non ha che da segnalarlo, magari scrivendo in chat perché è più facile anche per noi identificare la domanda. Io ho intercettato un commento che potrebbe richiedere da parte mia una risposta rapidissima, quindi se... Vai, non l'avevo visto assolutamente. Sì, no, perché adesso non ho fatto in tempo a leggere il nome, diceva che Vittorini anche nel Garofano Rosso, come dire, indaga il ruolo della femminilità in una chiave, insomma, comunque interessante e sicuramente anticonvenzionale. Ed è verissimo, in realtà in tutta l'opera di Vittorini la figura della prostituta è una figura sempre positiva, e anche qui si potrebbe risalire, perché sicuramente c'è dietro anche il discorso di Maria Maddalena. Vittorini non è esattamente lo scrittore, diciamo così, cattolico cristiano, direi proprio per nulla, ma tutto ciò che la componente cristiana invece è in ricaduta nella cultura condivisa, Vittorini lo assorbe. In realtà c'è molto linguaggio di tipo biblico, anche dal punto di vista stilistico, insomma, sì, cioè, sicuramente anche quella è una
è una linea che sarebbe percorribile, o magari in classe può essere ripercorsa. Il Garofano Rosso so che è un libro che viene letto anche appunto dai ragazzi giovani, in genere abbastanza apprezzato, più facile di altri testi di Vittorini. Grazie mille, Virna. Giro una domanda a Sandra, non so se l'hai individuata, se la leggo io direttamente. Se possibile chiedo alla professoressa Carapezza se c'è una relazione fra le opere agiografiche, in particolar modo La vita di Maria Vergine, con il suo saggio, diciamo così, femminista della Marinella. Scusa, hai ragione, scusa. Vi ricedo tutti la parola, chiedo scusa. Ok. Grazie. Allora, dal punto di vista formale naturalmente no, nel senso che sono generi diversi, per cui la geografia segue la forma della geografia, l'andamento biografico, eccetera. Però quello che credo si può mettere in luce come punto di affinità è che in realtà l'immagine della donna che viene valorizzata nel trattato di Lucrezia Marinelli è il modello un po' Maria, insomma, la virtù principale è l'onestà, è l'elemento virtuoso, quindi su questo sì, cioè il modello femminile resta quello mariano anche nel trattato che rivendica il ruolo della donna, rivendica i diritti della donna, diciamo, modernamente di Lucrezia Marinelli. Quindi su questo c'è forse l'unico elemento di affinità. Poi in realtà forse questo trattato viene un po' pubblicato sì dalla donna, da Lucrezia Marinelli, scrittrice donna, come anche moderata fonte, però forse non è un caso che escono tutte e due lo stesso anno a Venezia, cioè forse c'è anche una regia un po' maschile dietro, cioè l'Accademia veneziana che quindi spinge in questa direzione. E Lucrezia Marinelli, devo dirvelo, poi scrive un'opera invece che è di ritrattazione di queste rivendicazioni della donna, come se avesse fatto un passo un po' troppo avanti e poi ritornasse nei ranghi con un'opera più tarda nella sua vita, nella quale dice sì, va bene, però le donne devono comunque rimanere entro il loro limite. Mi verrebbe da fare una battuta che l'elogio della donna lo può fare un uomo, ma non una donna, in un certo senso. Sì, poi spero lei. Spero che si comprenda il senso con cui ho detto ciò. Sì, è ipotizzabile che questa ritrattazione sia anche un po' dovuta al mancato successo che lei ha avuto come scrittrice con il poema. Lei ha investito tanto nell'Enrico, nel poema, che invece non è stato valorizzato come lei voleva, e quindi forse ha scritto quest'opera per ritornare ad essere accettata dalla cultura del suo tempo. La cosa un po' paradossale è che in quest'opera lei dice no, le donne si devono occupare di fare la calza e cucinare, non si devono occupare di letteratura, però per dire questo mette tutta una serie di esempi dal mondo letterario, cioè fa vedere una cultura sterminata, quindi c'è anche questo paradosso un po' ironico in fondo, in cui dice le donne non devono essere colte, ma lo dice con una cultura infinita. Sì, che in fondo poi era lo stesso modello già di Christine de Pizan, cioè nel senso lì in posizione ovviamente di sostegno era il modello di Christine de Pizan, che comunque le argomentazioni le costruiva attraverso una messa sterminata di citazioni e di rimandi. Io posso dire che vedo con estremo piacere una serie di apprezzamenti per i tre interventi, mi fa veramente molto piacere, e anche inviti a, come dire, ripetere l'iniziativa. Adesso Marianna Villa ha sorriso perché poi il peso cade su di lei dell'organizzazione. Posso dire che proveremo. Intanto ho individuato una domanda per Roberto, non so se l'hai vista anche tu, Roberto, e sì. Poi ti cedo la parola. Ecco, magari se Marianna
è, come dire, è d'accordo, potremmo magari, come dire, provare a chiedere magari delle proposte, perché in realtà noi a qualcosa avevamo pensato posta la difficoltà di organizzare, anche perché ovviamente in questo caso avevamo avuto la fortuna di avere tre persone che scientificamente si sono occupate di queste cose. Non è detto che su ogni cosa il Dipartimento riesca a fornire dei veri esperti su tutti gli ambiti. Però nel caso, come, anche delle proposte sono veramente ben accolte. Ecco. O se volete scrivete anche a me, così magari... Anche a me personalmente, tanto la mia mail di solito è quella di cui avete il contatto. Quindi. A questo punto cederei la parola a Roberto per la sua risposta. Grazie. Telegraficamente, perché il tema richiederebbe da solo un pomeriggio. Però effettivamente la dimensione, come dire, in cui si recupera il concetto di adesione alla fede come modello descrittivo della figura femminile, è in parte ripreso dalla tradizione trovadorica, ma non è immediatamente sovrapponibile. Il passaggio molto rapido che io ho fatto sulla letteratura trovadorica è in qualche modo per cercare di mostrare come, a fronte di una vulgata manualistica che vede nella letteratura trovadorica una sorta di modernità e di femminismo ante litteram, in realtà dietro questa dimensione in apparenza di dominio diciamo così sociale della donna sull'uomo, questa dimensione di dominio sociale non esiste nella realtà, ma è una finzione letteraria ed è una metafora tratta da un mondo feudale che però ha ancora dietro delle strutture in cui la dimensione della misoginia è ancora molto forte. Quindi in questo senso e solamente su questo elemento di limitazione le osservazioni che ho fatto valgono anche in parte per lo Stil Novo, che ovviamente ha tutta un'altra dimensione diciamo così, di relazione con la società, perché la società alla quale si rivolge lo Stil Novo non è la società cortese, non è la società aristocratica, ma è una società comunale, è una società in cui le dimensioni di rapporto tra forme del potere e sessualità sono molto diverse. Quindi da quel punto di vista non è possibile sovrapporre il dialogo con la realtà sociale che c'è nella poesia trovadorica con quello che c'è nella poesia stilnovistica. Ma vi viene da dire con la poesia italiana, eccezion fatta per quella siciliana, cioè dai siciliani in poi, insomma, in cui la dimensione cortese non è più quella predominante. Cortese nel senso propriamente politico del termine, ovviamente, non nel senso stilistico del termine. Ecco. Non so se ho risposto all'interrogativo della signora Gandini. Grazie, sì. Io intanto, scusate, ero non distratto, ma stavo raccogliendo già alcune proposte che sono arrivate. Le tre che mi sembra che siano arrivate le ho raccolte tutte. Cercheremo di vedere che cosa è possibile, che cosa sarà possibile fare. Guglielmo, posso aggiungere una cosa? Proprio all'inizio nella chat qualcuno suggeriva Cattive ragazze, che è non esattamente una graphic novel, nel senso che sono una serie di biografie a fumetti, e approvo molto il suggerimento perché anch'io a scuola l'ho usato, in particolare la storia di Franca Viola che facevo leggere in occasione del 25 novembre. E una versione un po' più recente è edita adesso l'anno scorso da Becco Giallo e si intitola Straordinarie, e da lì c'è un programma che si trova su Rai Play, una serie di corti che si intitola Indomite, che forse può essere visto in classe. Esco completamente da Marinelli, sono storie di donne contemporanee per lo più, e questi brevissimi corti che forse al biennio sono funzionali, mi sembra un suggerimento così che probabilmente conoscerete, ma vale la pena condividere. Ecco, sì, quando abbiamo pensato a questo incontro, volevamo vedere un po' anche il gradimento, l'apprezzamento, eccetera, e appunto stavamo poi pensando ad altri possibili temi e ci erano venuti in mente, vabbè, il discorso legato all'alterità, la letteratura e l'altro, e quindi anche l'emigrazione o il migrante, oppure l'altro tema che avevamo inizialmente ipotizzato a settembre era quello appunto delle dicerie, delle voci, delle fake news, proprio perché
insieme al tema delle donne, erano quelli che più direttamente, che concretamente si legano alle indicazioni per l'insegnamento dell'educazione civica che appunto facciamo a scuola. E dico facciamo perché io stessa sono un insegnante di liceo e quindi appunto mi interessa che poi il tutto possa essere calato nella realtà, perché il tempo ovviamente è poco, anche il nostro tempo è poco, e dedicare comunque 2 ore alla formazione è sicuramente impegnativo. Quindi nei materiali che a breve i relatori rielaboreranno appunto in parte e poi vi manderemo insieme all'attestato, troverete anche il tutto riconfezionato in modo tale che possiate utilizzarlo a scuola. Ho fatto fare dei brevi video di presentazione, come dicevamo, in cui appunto da circa una 15 di minuti che potete utilizzare in classe o nella didattica a distanza con i vostri ragazzi. Quindi l'idea è anche di fornire poi del materiale spendibile in classe, perché questo incontro era riservato ai docenti e pensato per i docenti. Molti mi hanno scritto chiedendomi di far partecipare i ragazzi, ma per vari motivi il target è diverso, quindi è pensato proprio come formazione per i docenti. Ma l'idea è quella di affiancare poi il materiale, indicazioni che poi possiate spendere in classe senza impiegare ulteriore tempo, perché ovviamente rielaborando un po' questo, il tempo è veramente poco ed è prezioso per tutti. Certo. Quindi l'idea alla base del progetto è un po' questa. Bene, a questo punto direi che posso ringraziare innanzitutto tutti voi che ci avete ascoltato per la pazienza, la cortesia e la curiosità e l'interesse, e sappiamo che non è scontato, tutto ciò non è scontato in un periodo così, così faticoso sotto tanti aspetti. Un grazie enorme ai nostri 3 relatori, in ordine semplicemente di apparizione, Roberto Tagliani, Sandra Carapezza e Virna Brigatti, che per l'appunto in un periodo denso anche per noi hanno trovato il tempo per la preparazione e per queste 2 ore. E lasciatemi ripetere il mio personale grande grazie a Marianna Villa, che fa un lavoro molto più faticoso e molto più impegnativo e molto più importante di quanto appaia, perché senza di lei questo incontro non ci sarebbe stato. Quindi, di nuovo, grazie a tutti voi e grazie. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie davvero. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Io volevo dire 2 cose solo a Marianna di tipo tecnico. Io sto cercando di spegnere il archetto, ho trovato.